Buon pomeriggio a tutti voi che state guardando Rossini TV sul canale 633 del Digitale Terrestre. Un saluto anche a tutti coloro che sono collegati sulla nostra diretta nella pagina Facebook. Partiamo, sono le 15, inizia questa lunga maratona elettorale fino a quando vedremo proprio questa sera l'elezione del nuovo governatore della Regione Marche. Vi daremo tanti aggiornamenti. Ad ogni inizio d'ora, infatti, ci ricollegheremo con voi per informarvi su come stanno andando le votazioni, ma soprattutto come sta andando il risultato appunto, che ci porterà a conoscere anche i consiglieri regionali. Non sono sola in questo lungo cammino, c'è con me Daniele Romagna e Antonio Astuti, benvenuti, ciao Antonio, ciao Daniele. Buon pomeriggio. Grazie. Allora, buon pomeriggio. Grazie, Daniele si collegherà e ci darà aggiornamenti che riguardano la regione, quindi soprattutto a partire dalle 18 ci collegheremo con la sala stampa della Regione Marche per vedere come stanno andando gli scrutini, quindi quali sono gli aggiornamenti e le notizie, giusto? Esatto, e anche le dirette dei vari candidati che si alterneranno nella sala stampa della Regione Marche, ci collegheremo appunto dalle 18 per seguire tutte queste conferenze. E poi ci collegheremo anche con Marco Cadeddu, perché andrà proprio sul posto a vedere anche gli humor e i commenti di coloro che sono candidati al Consiglio regionale, e quindi vedremo anche delle dirette, insomma, da fuori, dagli nostri studi televisivi. Invece con Antonio Astuti andremo a vedere quali sono i risultati delle altre regioni, seguiremo anche le altre regioni perché non è solo la Regione Marche che elegge il suo candidato, il suo governatore. Certo, le regioni sono sette le regioni coinvolte in questa importante tornata elettorale, le Marche sono una delle sette, peraltro una di quelle più importanti proprio perché hanno una certa caratteristica, quindi seguiremo molto accuratamente tutto quello che succede in Italia, perché comunque la ricaduta di quello che succede sarà importantissima. Dal 1995 all'ultima elezione, che è avvenuta nel 2015, si sono sempre affermate coalizioni nella nostra regione, coalizioni di centro-sinistra, e vediamo che la nostra regione è un po' divisa, perché solitamente il centro-nord, trazione Pesaro-Ancona, è da sempre roccaforte del centro-sinistra, mentre il sud è storicamente un baluardo della destra, quindi oggi più che mai veramente il risultato è molto interessante da sapere, siamo tutti curiosi di vedere quale sarà, se ci sarà un cambiamento dopo questi tantissimi anni di governo di centrosinistra, oppure appunto si proseguirà su questa strada. E intanto io vorrei anche raccontarvi, per così conoscere meglio come avverrà l'elezione, anche conoscere meglio la nostra legge elettorale, Daniele. Esatto, perché nelle Marche la legge elettorale è datata nel 2015 ed è stata cambiata proprio alla vigilia delle ultime elezioni regionali. Si tratta di un sistema proporzionale a turno unico, ovvero viene eletto governatore il candidato che riesce ad ottenere anche solo un voto in più rispetto appunto ai suoi avversari. Con la riforma poi il numero dei consiglieri regionali si è abbassato da 42 a 30, più ovviamente il presidente eletto con ogni circoscrizione, che appunto rappresentano le 5 province della regione. Nello specifico ad Ancona saranno eletti 9 seggi, mentre nella provincia di Pesaro Urbino saranno 7 i seggi eletti, a Macerata 6, ad Ascoli 4 e a Fermo altri 4. Per garantire la governabilità al candidato vincitore verrà assegnato un premio di maggioranza pari a 16 seggi, con una percentuale che varia tra il 34 e il 37%, mentre saliranno a 17 i seggi nel caso in cui la percentuale arrivi tra il 37 e il 40%, e infine 18 seggi se la percentuale del vincitore andrà oltre il 40%. Quindi è fondamentale conoscere la percentuale per, esatto, sapere poi quanti seggi. Anche i seggi che andranno appunto alla maggioranza e poi quelli che andranno all'opposizione. Esatto. Sì. Per il consiglio regionale poi vige un sistema proporzionale con soglie di sbarramento al 5%. E non è previsto il voto disgiunto, per cui non è possibile votare separatamente una lista e il candidato governatore. Sistema elettorale che non è uguale per tutte le regioni, vero Antonio? Verissimo. Cioè, ci sono Verissimo. Modus molto discordanti. Sì, sono ogni regione, sapete, le regioni sono in realtà delle entità autonome, quindi legiferano autonomamente, anche sull'aspetto elettorale. Tant'è vero che di queste sette regioni coinvolte in questa tornata, tutte e sette hanno delle leggi diverse. Poi magari cambiano le soglie, cambia qualcosa, cambiano dei particolari, però ci sono anche delle situazioni effettivamente diverse molto l'una dalle altre. Per esempio in Toscana è previsto un ballottaggio,
è previsto un ballottaggio qualora nessuno dei due candidati riesca a raggiungere il 40%. Quindi in quel caso si va a un ballottaggio a distanza di 2 settimane. E per esempio nella Val d'Aosta, che è una regione a statuto speciale, sì, nella Val d'Aosta non c'è un candidato espresso, bensì il presidente della regione sarà espressa dal consiglio eletto. Il consiglio si riunirà una volta effettuata tutta il conto delle schede, quindi una volta che si sa il risultato, e il consiglio eleggerà il governatore della Val d'Aosta. Quindi sono tutte delle leggi veramente diverse l'una dall'altra. Avete sentito quella delle Marche, spiegata molto bene, in realtà non è così difficile però. Quali sono le altre regioni allora? Allora, le elezioni avvengono, in totale sono 7, Val d'Aosta, Toscana, Campania, Puglia, Veneto, Marche, e quante ne abbiamo dette? 6-7 mi pare. Poi chiaramente dopo Antonio raccontaci anche come stanno andando, cioè quale amministrazione attuale c'è oggi in queste regioni e quale sarà insomma il loro destino, quali sono i contendenti, perché è giusto saperlo. Ma in questi giorni, oggi avete appena finito adesso di poter votare, anche ieri nella giornata di domenica, non solo i cittadini della regione hanno dovuto votare e mettere le loro preferenze per quanto riguarda il candidato governatore, ma ad esempio ci sono dei comuni che devono eleggere il proprio sindaco. Stiamo parlando di Isola del Piano e Sant'Angelo in Vado. Esatto, infatti la provincia di Pesaro Urbino non si ferma soltanto al referendum e alle elezioni regionali, bensì il comune di Isola del Piano dovrà scegliere il proprio primo cittadino tra Giuseppe Paolini, che è anche il presidente della provincia, con la sua lista Isola nel Mondo per una crescita locale, oppure Giacomo Toccaceli della lista Adesso Noi con Giacomo Toccaceli. Primo cittadino che dovrà essere scelto anche per il comune di Sant'Angelo in Vado, i cui candidati invece sono 3. Stefano Parri con Patto per Sant'Angelo in Vado con Stefano Parri, Emanuela Galli per Sant'Angelo con Emanuela Galli e infine Romina Rossi con la sua lista Le Ali per Vado con Romina Rossi. C'è poi una votazione anche per il comune di Monte Ciccardo, perché è previsto il rinnovo del consiglio municipale con una sola lista candidata, appunto, che si chiama lista civica in comune con Monte Ciccardo, però per raggiungere la soglia di sbarramento serve quindi il quorum per far sì che questa lista venga eletta, quindi serve che il 50% più uno dei diritti al voto appunto vada a votare, e se non sarà raggiunto il municipio di Monte Ciccardo sarà commissariato dal comune di Pesaro. Appunto, c'è questa unica lista. Esatto. E allora vogliamo farvi vedere il servizio numero 9, che è quello relativo proprio a Monte Ciccardo, perché è appunto una cosa molto particolare quella che avverrà. Abbiamo intervistato Claudio Bonazzoli, se dalla regia ce l'abbiamo possiamo mandare subito questa sua intervista. Allora, vediamo il comune di Monte Ciccardo. Il corpo votante del ex comune, ora municipio di Monte Ciccardo, è composto da circa 1300 persone, e quindi servirà una maggioranza di almeno una presenza di almeno 750 votanti per far sì che queste elezioni siano valide e quindi possiamo sedersi al seggio del municipio, altrimenti il comune dovrà essere commissariato dal sindaco di Pesaro. Finalmente, dopo tanti anni, c'è un'unità di intenti e si è creato un gruppo trasversale tra varie personalità che hanno amministrato nel tempo Monte Ciccardo e anche di personalità lavorative, e siamo riusciti a creare un gruppo unico, appianando a volte anche tensioni che ci sono state nel passato, per far capire una cosa, che ormai dobbiamo far sentire un'unica voce forte al comune di Pesaro con le nostre richieste e le nostre esigenze. Come consiglio noi avremo potere di delibera propositiva rispetto al comune di Pesaro, quindi noi porteremo le nostre istanze del comune del municipio di Monte Ciccardo al comune di Pesaro. Poi come presidente io o un mio delegato potrà partecipare a tutte le questioni che riguardano il municipio di Monte Ciccardo, sia in consiglio comunale, sia in giunta comunale che nelle commissioni comunali, senza diritto di voto ma con diritto di parola. Comunque in alcuni temi che sono riportati nello statuto avremo anche un parere quasi vincolante.
cioè il Comune di Pesaro dovrà ascoltare le nostre richieste, a meno, salvo qualche eccezione in cui il Consiglio Comunale può votare contro, ma a grande maggioranza. Ci teniamo a condividere le scelte che faremo in questo percorso legislativo per riportare Monteciccardo a vivere le scelte condivise, quindi per quello che possiamo amplieremo le nostre scelte alla popolazione il più possibile, quindi vi chiediamo di sostenerci andando a votare prima e poi partecipando alla vita del comune, del municipio, scusate, refuso poi. Questo quindi nel dettaglio il servizio relativo al municipio di Monteciccardo, ma poco fa abbiamo parlato anche delle elezioni ai sindaci per il comune di Sant'Angelo in Vado e di Isola del Piano e proprio nel nostro telegiornale abbiamo realizzato un servizio al riguardo, quindi lo rivediamo, il servizio è il numero 8. Non solo elezioni regionali, la tornata elettorale fissata per domenica 20 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 raccoglie diversi appuntamenti per il nostro territorio oltre all'elezione del nuovo governatore e al referendum sul taglio del numero dei parlamentari. In particolare, due comuni della provincia di Pesaro Urbino sono chiamati alle urne per scegliere il primo cittadino. Ad Isola del Piano i candidati alla carica di sindaco sono Giuseppe Paolini, già presidente della provincia di Pesaro Urbino, che in caso di vittoria con la sua lista Isola nel mondo per una crescita locale conquisterebbe il terzo mandato, opzione possibile per Isola del Piano visto il numero di votanti poco inferiore a 500. L'altro candidato è invece Giacomo Toccaceli, della lista Adesso Noi, con Giacomo Toccaceli sindaco. Anche i cittadini di Sant'Angelo in Vado, con un corpo elettorale poco superiore alle 3.600 persone, saranno chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino del comune, potendo scegliere tra tre candidati. Stefano Parri, della lista Patto per Sant'Angelo in Vado con Stefano Parri, Emanuela Galli con la lista Per Sant'Angelo Emanuela Galli e infine Romina Rossi nella lista Leali per Vado Romina Rossi. Infine, anche a Monteciccardo gli appuntamenti elettorali non si limiteranno a regionali e referendum. Le urne saranno aperte anche per eleggere il nuovo consiglio municipale. A presentarsi ci sarà la lista civica in comune Monteciccardo, rappresentata da diverse personalità, tra cui alcune che in passato hanno anche amministrato Monteciccardo. Per far sì però che le elezioni riguardanti il municipio siano valide, è richiesto un quorum del 50% più uno dei votanti, altrimenti sarà commissariato dal comune di Pesaro. I risultati delle elezioni comunali appunto in questi due comuni li avremo domani mattina, mentre nella serata, nella giornata di oggi, vi daremo informazioni sui vari nuovi governatori delle regioni, chiaramente partendo dalla nostra regione Marche, e anche sul risultato del referendum. Tra poco andremo a parlare del referendum, però adesso con Antonio vorrei fare un excursus di quelli che sono stati i governatori della nostra regione Marche. Sì, Emanuela, anche perché è molto interessante questo argomento, perché ci dà veramente uno spaccato della nostra storia, di quella che è la recente storia politica del nostro paese e della nostra regione. Chiaramente le regioni sono andate e sono state istituite come entità politiche dopo la riforma del 68, quindi nel 1968 da lì in poi si è dato il là alla storia delle elezioni regionali e il primo presidente delle Marche, eletto nel 1970, sì, è stato Giuseppe Serrini, Democrazia Cristiana. Democrazia Quando cristiana. Già si dice la parola Democrazia Cristiana si capiscono tante cose. Il secondo, succedutogli esattamente 5 anni dopo, è Dino Tiberi, anche lui della Democrazia Cristiana. A questo punto entra in gioco Adriano Ciaffi, che ha fatto anche lui una legislatura di soli 3 anni, dal 1975 al 1978. Invece è da sottolineare la presidenza di Emidio Massi, che è stato effettivamente uno dei padri fondatori della Regione Marche, perché ha partecipato proprio a quella che è stata la creazione della Regione nel 1970, e ci spostiamo verso il Partito Socialista. Okay. Ci spostiamo verso il Partito Socialista, è un ex sindacalista, quindi una persona con grandissima esperienza politica, che è stato non a caso in carica per 12 anni. 12 anni, esattamente, quindi fino al 1990, dal 1978 al 1990. E qui entra in gioco il primo dei presidenti pesaresi, perché nel 1990 è arrivato un presidente della nostra città, Rodolfo Giampaoli, che però ha avuto una disavventura e intercorso in pieno in quello che è stato il grande problema dell'Italia di quegli anni, cioè Mani Pulite, vi ricorderete, a cavallo all'inizio degli anni 90, sì, e quindi in realtà Rodolfo Giampaoli è durato solo 3 anni, e lui anche apparteneva al Partito Socialista Italiano.
è succeduto Gaetano Recchi, che è stato più che altro un traghettatore per finire quei due anni di legislatura, ha assistito alla trasformazione del Partito Socialista, che ovviamente era andato a finire dopo tutto quello che era successo con Tangentopoli, e quindi a lui è succeduta poi per la prima volta un presidente di chiara estrazione di sinistra, quindi per il Partito Democratico della Sinistra, Vito D'Ambrosio. Siamo nel 1995. E è qui che partono questi 25 anni. Bravissimo, diciamo l'era moderna. Esatto. L'era moderna. Qui vediamo un'immagine di Vito D'Ambrosio, che abbiamo selezionato. Lui è stato presidente della Regione Marche per 10 anni, e parliamo di una persona di un grande spessore, perché stiamo parlando di un magistrato. Quindi un magistrato importante, un'importante proprio personalità nazionale, che addirittura fu coinvolto nel processo alla mafia in occasione degli omicidi di Borsellino e Falcone, che conosceva molto bene. Quindi effettivamente una figura di spicco che è durata 10 anni. 10 anni portando anche grandi novità e dando una chiara impronta alla Regione Marche. Nel 2005 gli è succeduto poi Gian Mario Spacca. Siamo sempre a sinistra, quindi adesso guardiamo anche di Gian Mario Spacca una immagine, la allarghiamo un pochino per renderla più visibile. Gian Mario Spacca è stato governatore dal 2005 al 2015 e ha avuto anche lui una vicenda un po' particolare. Perché? Perché a un certo punto del suo mandato, proprio mentre stava finendo il suo secondo mandato, ha deciso di lasciare il PD e portarsi verso l'area di Forza Italia. Tant'è vero che ha partecipato alle elezioni del 2015 proprio come candidato dell'area Forza Italia, arrivando quarto. Quindi in realtà è finita, si può dire, la sua piccola storia politica a livello regionale. Ed è succeduto il secondo pesarese, il secondo governatore pesarese che abbiamo avuto. Bravissimo. Luca Ceriscioli. Luca Ceriscioli, che vediamo in questa immagine, che proprio, se avete seguito Luca Ceriscioli, non più tardi di 2 giorni fa ha fatto un saluto dal sito Facebook della Regione Marche, Luca Ceriscioli presidente, salutando gli elettori che comunque per 5 anni l'hanno avuto come presidente regionale. È stato un presidente che ha avuto una vicenda un po' particolare, anche perché gli è successo il terremoto. Anche la pandemia, quindi è stato veramente un mandato molto complicato. Molto complicato. In questi stessi anni di governo ha dovuto avere a che fare con delle situazioni molto molto delicate, appunto il terremoto che ha colpito la Regione Marche e anche la pandemia, una cosa unica che non era mai vista. Non si era mai vista, quindi ha dovuto affrontare diversi argomenti, così come la sanità, insomma tante cose. C'è da dire magari che questo hai fatto bene a fare questo inciso, Emanuela, perché? Perché in effetti per quello che riguarda la questione terremoto ha avuto tanti problemi. Sapete quanto è stato difficile gestire il post terremoto, la ricostruzione, è stato veramente difficile al punto tale che lo è ancora oggi, cioè ancora oggi le cose sono da risolvere. E quindi la virgoletta popolarità di Luca Ceriscioli è stata messa fortemente in discussione in quella fase. Sì. Mentre invece è successo tutto l'opposto con il Covid, perché comunque Luca Ceriscioli, da matematico, ha capito perfettamente quello che si sarebbe sviluppato da un punto di vista matematico e statistico e ha affrontato la pandemia con molta coscienza. È vero, ha avuto anche tanti consensi proprio nel periodo del Covid. Tra l'altro Luca Ceriscioli lo vedrete domani sera nel nostro telegiornale, perché lo andremo a intervistare. Domani ritornerà a scuola, andrà a insegnare matematica all'Istituto Bramante Genga e noi lo andremo a intervistare proprio in questo suo primo giorno di ritorno a scuola. Andremo poi a conoscere anche i candidati, perché ancora i protagonisti di questo match non li abbiamo conosciuti a fondo, però dobbiamo anche ricordare che si vota anche il referendum. Esatto, Daniele. Si vota infatti oltre alle regionali e a queste elezioni per i sindaci. Anzi, abbiamo già votato, perché già ora votato. Sono I seggi, finite le i seggi sono chiusi da 20 adesso. Minuti, esatto. Il referendum costituzionale che è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale, che modifica appunto gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana ed è stato approvato in via definitiva dalla Camera l'8 ottobre del 2019. Il testo prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Cosa significa? Significa che per quanto riguarda la Camera dei Deputati i seggi passeranno da 630
a 400 e invece per quanto riguarda il Senato da 315 a 200. Originariamente questo referendum era previsto per il 29 marzo, ma poi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 è stato appunto rimandato e si è votato in questa occasione insieme alle elezioni regionali. Esatto, quindi insomma vi daremo gli aggiornamenti anche a breve, perché insomma sono quelli... Ci sono già dei primi aggiornamenti riguardo all'affluenza, perché avevamo i dati dell'affluenza di ieri. Gli ultimi dati aggiornati sono parziali e lo possiamo vedere appunto dalla schermata della Regione Marche, sono i dati parziali dell'affluenza proprio a chiusura dei seggi alle 15. L'affluenza... Lo stiamo vedendo un attimo dalla regia, mettiamo in onda appunto, ecco qui il sito della Regione Marche. In questo caso, in questa pagina cosa abbiamo? In questa pagina appunto abbiamo i dati aggiornati per quanto riguarda l'affluenza, poi sempre da questa pagina vedremo anche gli aggiornamenti sul numero dei voti per ogni candidato governatore per le liste. In questo momento parliamo dell'affluenza in generale per queste elezioni e i dati parziali che arrivano dalla chiusura dei seggi, quindi dalle 15, attestano un'affluenza del 58,69% dei votanti su tutto il territorio marchigiano. La nostra provincia di Pesaro Urbino si attesta al terzo posto, il 50,55%. E in prima posizione invece c'è Ancona con il 51,54%, quindi... subito a seguire Fermo con il 51,46% e poi dopo a chiudere Ascoli Piceno 47,36% e Macerata 47,17%. Sono ancora dati parziali che arrivano dai comuni, quindi quando poi ci sarà l'affluenza definitiva vi daremo tutti gli aggiornamenti. Può essere interessante un dato sul referendum, perché con quelle percentuali di taglio che ha preannunciato Daniele, qualora vincesse il sì, nelle Marche passeremo da una rappresentatività di 15 elementi piuttosto che 24. Quindi questo teniamolo presente in caso di vittoria del sì. E oggi sui giornali, insomma, è stato molto carino vedere, vi facciamo vedere appunto come questi candidati, che adesso andiamo a conoscere da vicino, i candidati hanno votato, quindi vediamo Luca Ceriscioli che in questo caso ha votato nei panni di professore di matematica nel suo seggio a Villa Fastigi, e poi c'è anche Francesco Acquaroli per quanto riguarda il candidato del centrodestra, centrosinistra Mangialardi, e poi qui vediamo anche Mercorelli per quanto riguarda appunto i 5 Stelle, sempre da un articolo di questa mattina, in questo caso del Resto del Carlino. Vediamo che in provincia l'affluenza più alta delle Marche, questo per quanto riguarda il dato appunto relativo alla giornata di domenica, da noi il dato migliore rispetto a 5 anni fa, il Sud al rallentatore, ed è questa tendenza che il centro-sinistra si aggrappa. E allora andiamo a vedere adesso, prima di fermarci per questo primo spazio, poi darvi appuntamento chiaramente alle 4, quindi all'inizio di ogni ora vi daremo degli aggiornamenti costanti. Conosciamo i protagonisti, cioè chi avete votato, chi avete conosciuto anche attraverso la nostra TV, e insomma i vari candidati. Allora andiamo. I candidati sono 8, sì? E conosciamo Francesco Acquaroli, che è il candidato per la coalizione di centrodestra, nello specifico rappresenta le liste Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Movimento per le Marche e poi altre liste tra cui Civitas Civici, Popolari. Dovremmo Marche, avere anche le foto dalla regia di Francesco Acquaroli, vabbè, lo conoscete, però sì. Ecco, mettiamo anche le foto dei candidati. Quindi queste erano le liste che rappresentano appunto la coalizione di centrodestra e la candidatura a governatore di Francesco Acquaroli. Dopodiché c'è Maurizio Mangialardi per la coalizione di centrosinistra, che racchiude al suo interno diverse liste, ovviamente la principale è il Partito Democratico, poi Mangialardi presidente, che al suo interno a sua volta Italia Viva, Civici Marche e Partito Socialista, e poi altre liste tra cui Marche Coraggiose e Rinasci Marche, che al suo interno ha Più Europa, Civici e Verdi. Queste le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, poi abbiamo Gianmario Mercorelli, che diciamoli tutti, esatto, che è il candidato del Movimento 5 Stelle, Roberto Mancini, candidato governatore per la lista Dipende da noi, Alessandra Contigiani, candidata per la lista Riconquistare l'Italia, Fabio Pasquinelli, candidato del Partito Comunista, Anna Rita Iannetti, candidata della lista Movimento 3V Libertà di Scelta, e infine Sabrina Banzato, candidata di Vox Italia. Vorrei tornare con Antonio invece a vedere i primi exit poll. Benissimo, quindi io chiedo alla regia di inquadrare questa pagina dell'ANSA, è assolutamente aggiornata.
Abbiamo i primi exit poll, cioè le prime proiezioni, le prime idee su quello che gli elettori uscendo dalle urne hanno detto di aver votato, cominciano a vedersi dei dati molto interessanti, perché per esempio nelle Marche, partiamo dalle Marche, abbiamo Maurizio Mangialardi intorno al 34% e abbiamo Francesco Acquaroli intorno al 47%. Aspettate, quindi, che non vediamo bene, allora, se si può allargare un pochino la schermata, un po', no? No, comunque diciamo che quello è il dato interessante. Adesso ci fermiamo qui perché questo è il dato delle Marche, quindi è estremamente interessante. Quindi, allora, rivediamo un attimo, sì. Maurizio Mangialardi 34%, Francesco Acquaroli 47%, poi seguono Mercorelli e Mancini. Questo è già un dato che probabilmente... I primi dati importanti che cominciano ad affluire dagli exit poll. Ricordiamo, gli exit poll quindi sono le intenzioni di voto. Sì, non è nulla di ufficiale. Le interviste ai votanti appena usciti. Sono le interviste, le intenzioni di voto, poi ancora è tutto indicativo, però hanno una loro importanza. Allora, prima di fermarci con questo primo spazio, vorrei farvi vedere l'intervista ad Acquaroli, l'intervista del servizio numero 1, l'abbiamo intervistato nei giorni scorsi, e così vediamo un po' anche una parte del suo programma che ha in mente. Vediamo. La ricostruzione deve partire da un modo di approcciarsi alle istituzioni, che devono coinvolgere le associazioni, coinvolgere i territori, coinvolgere le imprese, coinvolgere tutte quelle che sono le energie migliori che nel nostro territorio hanno avuto un ruolo secondario. Io credo che sia questo il primo grande ruolo delle istituzioni, quello di fare di una sfida comune. E poi certamente c'è la sanità, ci sono le infrastrutture, c'è la ricostruzione, c'è il lavoro, ma questo non può prescindere dal mettere al centro le energie che danno la loro disponibilità insieme a collaborare. Perché nelle istituzioni arrivano le priorità e le opportunità che ci possiamo dare per cambiare il destino della nostra regione. Ha citato la sanità, non può essere che un tema centrale della candidatura dopo le esperienze del Covid. Che cosa si può migliorare di quanto fatto in precedenza? Che cosa al massimo può essere intrapreso in una linea di continuità? L'approccio che noi vogliamo è quello di una sanità che sia più presente nei territori. Non è detto che eccellenza debba coincidere con chiusura. Noi crediamo in una sanità pubblica che sappia dare risposte ai territori e sappia costruire delle eccellenze su cui andare a fronteggiare la mobilità passiva, che comunque è un grande problema anche oggi della nostra sanità regionale, e che sappia però conciliare degli aspetti che sono essenziali per la vita del nostro entroterra, ma non solo. C'è questo annoso problema della Fano-Grosseto che si trascina, visto che siamo nella provincia di Pesaro-Urbino. Quali sono le prospettive in tal senso e cosa si può fare nel caso di vittoria alle regionali? Sulla Fano-Grosseto, come su tutti quelli che sono i ritardi sulle infrastrutture, io credo che le istituzioni debbano farsi sentire dal punto di vista politico. È inaccettabile che una regione come la nostra vivi nell'isolazionismo e nell'isolamento più completo. Isolamento dal punto di vista infrastrutturale, isolazionismo istituzionale, perché non è accettabile, come le dicevo appunto, che opere strategiche, nevralgiche per la nostra economia, per lo sviluppo turistico, per tutto quello che è l'interconnessione tra i territori, per garantire loro sviluppo e servizi, sia praticamente ferma da decine di anni. Qual è la percezione del territorio che riscontra in questi appuntamenti? Ma guardi, c'è una grande voglia di cambiamento, un grande interesse intorno a queste elezioni regionali. C'è una parte dei cittadini marchigiani che sicuramente vogliono ricostruire e ridarsi un'opportunità. Sta a noi, in questa campagna elettorale, cercare di dare credibilità alle istituzioni e all'offerta politica, affinché i cittadini marchigiani possano poi trovare il 20 e il 21 di settembre una loro espressione alle loro esigenze. E allora vediamo se sarà proprio Francesco Acquaroli a cambiare la rotta della Regione Marche. Conosciamolo meglio, Daniele. Esatto, abbiamo raccolto qualche informazione sul candidato per la coalizione di centrodestra, Francesco Acquaroli, che ha 46 anni ed è nato a Macerata nel 1974. È laureato in economia e amministrazione dell'impresa ed è stato sindaco di Potenza Picena dal 2014 al 2018. Attualmente ricopre la carica di deputato tra le file di Fratelli d'Italia ed è componente della commissione parlamentare per le questioni regionali.
In occasione delle elezioni regionali del 2015, quindi il quinquennio scorso, viene sostenuto come candidato governatore dalla Lega e da Fratelli d'Italia, dal partito Fratelli d'Italia, dove però si classifica terzo dopo appunto Luca Ceriscioli, presidente uscente della regione Marche, della coalizione di centro-sinistra, e dopo Giovanni Maggi, che era al tempo il candidato per il Movimento 5 Stelle. Acquaroli durante questa campagna elettorale ha fatto parlare di sé lo scorso ottobre, quando la sua presenza a una cena di commemorazione per la marcia su Roma del 1922 ha sollevato un polverone di polemiche, possiamo dirlo. L'evento è stato organizzato ad Acqua Santa Terme e alla cena Acquaroli aveva partecipato insieme ad altri colleghi di partito, tra cui il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, dichiarando poi in seguito di non essere a conoscenza dell'intento commemorativo dell'occasione e prendendone le distanze. Questo il quadro un po' di Benissimo. Francesco Acquaroli. Insomma, Acquaroli si ripresenta, si ripropone, ha una coalizione, ha tante liste a suo supporto, ma visto che ci siamo andiamo a conoscere anche l'antagonista, diciamo così, Maurizio Mangialardi, l'attuale sindaco di Senigallia, che è stato scelto, no, per rappresentare la coalizione di centrosinistra. Allora mandiamo intanto l'intervista che abbiamo fatto a Maurizio Mangialardi e poi raccontiamo qualcosa su di lui. Io penso che ci sia la necessità di portare le esperienze di chi governa il territorio, che non è calato dall'alto, ma che può mettere nelle condizioni a questa regione di fare un grande scatto. L'abbiamo fatto fare da sindaci ai nostri comuni, lo facciamo con la stessa visione, con la stessa prospettiva anche alla Regione Marche. Sono successe cose negli ultimi 6 mesi che sono incredibili, abbiamo bisogno di reinterpretarle. Il Covid da una parte che ha cambiato le nostre modalità e ci impone di ripensare alcuni temi, penso la sanità che deve essere di maggiore prossimità, maggiore vicinanza, e l'altra cosa, quella di questi giorni, le tante risorse che hanno reso protagonista l'Europa, che ci dice quanto è importante l'Europa per l'Italia, e quelle risorse che cadranno nella nostra regione in modo determinante, parliamo di 7 miliardi almeno, cose che non abbiamo visto in 30 anni e che possono cambiare le sorti della regione Marche. Campagna elettorale iniziata da qualche settimana, quali sono i riscontri del territorio nei vari aspetti? Quali sono un attimo le criticità che le si presentano? Beh, intanto un ritorno molto positivo in mezzo alla gente, alle famiglie, alle imprese, al volontariato, sulla candidatura che ha un suo background, dimostrazione di poter fare. Poi sui temi che riscontriamo tutti i giorni, intanto quello delle infrastrutture. La difficoltà di entrare e di uscire da questa regione è quello che ce lo sottolineano tutti, dall'associazione di volontariato alla protezione civile, alle imprese, ai giovani alle famiglie che si devono spostare. Cioè le infrastrutture sono il tema in questo momento. Infrastrutture fa rima con Fano Grosseto, proprio in questo caso siamo nella provincia di Pesaro Urbino, un tema caldissimo, trascinato, può essere la volta buona, ci sono le condizioni per vedere la fine di questa telenovela? Sì, io dico assolutamente sì. Abbiamo finalmente un commissario che si occuperà solo di questa e quindi la risolveremo con quella modalità, ma soprattutto ci sono le risorse che ci permetteranno di mettere la parola fine a questo cantiere e soprattutto guardare il collegamento Tirreno-Adriatico con una prospettiva completamente diversa. Questo è un impegno che mi assumo e so che lo posso ottemperare. E allora, lui è Maurizio Mangialardi, come ben sapete è stato candidato dal Partito Democratico. E chissà se questa scelta di cambiare candidato sarà giusta o meno giusta, cioè di non continuare con Luca Ceriscioli invece di portare avanti questo nuovo candidato Maurizio Mangialardi. Chi è?
Daniele. Nel frattempo abbiamo raccolto infatti qualche informazione anche su Maurizio Mangialardi, candidato per la coalizione di centro-sinistra. È nato nel 1964 ed è l'attuale primo cittadino di Senigallia. Il suo impegno nella politica comincia già dal 1994, dove è stato eletto come consigliere comunale sempre nel suo comune di Senigallia. È stato riconfermato altre due volte per questo incarico e poi ha ricoperto anche il ruolo di assessore comunale alle infrastrutture e ai servizi pubblici locali dal 2005 al 2010. Nel 2010 invece vince le elezioni comunali come candidato sindaco, diventa quindi primo cittadino e dal 2013 è inoltre presidente dell'ANCI delle Marche. Negli ultimi mesi appunto è stata dichiarata l'intenzione del PD a candidarlo a governatore per queste elezioni regionali al posto dell'uscente Luca Ceriscioli. E allora vediamo anche quali sono i dati dell'affluenza. Ci sono degli aggiornamenti sull'affluenza. Sono pervenute 992 sezioni su 1576, un'affluenza che rimane al 58%, nel dettaglio 58,92%, per la provincia di Pesaro Urbino saliamo e siamo al 61,32%. Bene, quindi una buona affluenza. E andiamo a vedere anche gli exit poll. Esattamente, io direi di ripartire quindi dal dato delle Marche, degli exit poll, che ci illustra come il candidato della sinistra, Maurizio Mangialardi, si è attestato al 34,% e Francesco Acquaroli al 47%. Quindi anche nella regione Marche, probabilmente, seppure si fosse fatta l'alleanza fra coalizione di sinistra e 5 Stelle, comunque sia l'exit poll dava questo tipo di risultato. Andiamo a vedere tutte le regioni, sì. Comunque anche la Campania, perché è interessante vedere come Vincenzo De Luca comunque dovrebbe essere riconfermato secondo le previsioni con un 54%. Si fa più combattuta la partita in Liguria, il candidato governatore in carica Giovanni Toti è al 51% contro il 38% di Ferruccio Sansa, il giornalista del Fatto, sì, che si è data alla politica. In Puglia, che è una delle regioni chiave per questo confronto proprio elettorale, Michele Emiliano, governatore in carica, al testa a testa, esattamente, più che la Liguria. Per la Liguria c'è abbastanza differenza, c'è un po' di differenza, mentre sì, qui siamo proprio testa a testa, in Puglia 30, siamo testa a testa, bravissima, 39 pari addirittura fra i due candidati, Michele Emiliano e Raffaele Fitto, che già fu governatore della Puglia all'inizio del 2000. Dopodiché in Toscana Eugenio Giani è in vantaggio secondo gli exit poll di 3 punti rispetto alla candidata di destra Susanna Ceccardi. È una regione chiave perché sappiamo bene quanto sia importante il voto in Toscana, perché la Toscana è sempre stata governata dalla sinistra. Ultima regione, a parte la Val d'Aosta, che evidentemente ancora non sta diffondendo questi dati, abbiamo Luca Zaia in Veneto, una specie di plebiscito, certo, addirittura oltre il 70%, quindi non ci dovrebbero essere sorprese. Ci si aspettava insomma questo dato, questi sono exit poll. Chiaramente dobbiamo ancora aspettare per vedere quali sono i primi risultati. Intanto io direi di fermarci qui, finiamo questo primo blocco di diretta elettorale, ci ritroviamo sempre qui in diretta Facebook ma anche in diretta TV, canale 633, tra pochissimo intorno alle 16, quindi subito dopo la pubblicità ci rivediamo e vi daremo altri aggiornamenti. Sono esattamente le ore 16, siamo ancora in diretta per questa grande maratona elettorale. Ci sono già le prime proiezioni per quanto riguarda i risultati del referendum. Andiamo a vedere, Daniele. Esatto, Emanuela, abbiamo i primi dati. Le sezioni scrutinate sono 2.157 su 61.622 e è dato in netta vittoria il sì col 69,80% delle preferenze contro il no, che attualmente è stimato al 30,20%. Ce ne sono tante ancora di sezioni da, certo, scrutinare, quindi questi sono dati parziali, chiaramente. E allora, Antonio, abbiamo votato sì o no per cosa? Abbiamo votato sì o no per una questione estremamente determinante per quella che è l'impostazione della politica italiana, per diminuire il numero dei parlamentari, proprio taglio lineare al numero dei parlamentari. Come ha detto nel primo spezzone Daniele, al Senato, con il risultato che si va prefigurando, la vittoria del sì, resteranno 200 senatori, mentre alla Camera ne resteranno 400 al posto di 630. In poche parole, votando sì, si decideva di diminuire di un 36,5%.
5% e passa, quindi un numero importante, il numero dei deputati e quindi sia senatori alla Camera. Votando no ci sarebbe stato invece una situazione di stasi, sarebbe rimasta esattamente nella stessa maniera la situazione. È interessante dire che c'è stato una, a un certo punto sembrava che la vittoria del sì, quando il referendum era stato concepito, dovesse essere plebiscitaria. Poi nel corso dei mesi però è montato un pochino il fronte del no. Perché sono entrati in campo costituzionalisti, sono entrati in campo politici, sono entrati in campo proprio una serie di personalità che hanno messo in discussione che il sì dovesse essere così scontato. Perché? Perché secondo questa corrente di pensiero il taglio lineare dei parlamentari in realtà serviva molto poco. Perché da un punto di vista prettamente economico il risparmio per la socialità italiana sarebbe stato minimo. Si parla di un caffè al giorno a testa, quindi esattamente un risparmio molto basso. Che però non lo è basso, perché parliamo di milioni, esatto. Attenzione, cioè parliamo di milioni, quindi il fronte de no diceva è talmente esiguo il vantaggio economico che non vale la pena andare a toccare la Costituzione, si tratta di un referendum costituzionale per un elemento così importante. E quindi hanno fatto di tutto, hanno portato avanti le loro correnti di pensiero per dire votiamo no. Dall'altra parte il sì invece era quello che lo schieramento che diceva guardate, forse è vero che è un taglio lineare, che non è una riforma piuttosto strutturata, però intanto cominciamo. Si comincia a intervenire sui costi della politica, è un intervento netto, è stato detto per tanti anni che il numero dei parlamentari italiani è troppo alto, e in effetti lo è uno dei più alti in Europa. Quindi le ragioni del sì erano molto chiare. Poi ci sono stati anche gli schieramenti politici molto ben individuati, il Movimento 5 Stelle ovviamente è stato promotore del referendum, si è accodato il PD però in maniera non proprio chiara, perché in realtà il PD non è stato chiaro nella posizione, la Lega avendo votato sì nel momento in cui si è voluto fare questa legge e se parliamo di due anni fa, quasi due anni fa, ha mantenuto il suo sì e tutto il resto dello schieramento politico invece era per il no. Quindi effettivamente è stata una situazione difficile. È anche vero che sul referendum i partiti lasciano cosiddetta libertà di voto. Cioè i partiti dicono è vero, noi abbiamo questo pensiero, però l'elettore quando entra in cabina poi fa da solo. Esatto, allora quindi vedremo tra poco, insomma nelle prossime ore, quale sarà il risultato definitivo di questo referendum. Intanto Antonio andiamo a vedere anche quali sono le altre regioni, oltre alla regione Marche, che andranno al voto, anzi che hanno già votato, e chissà se ci saranno degli sconvolgimenti o ci saranno delle situazioni già previste. Allora da quale regione partiamo, Antonio? Partiamo appunto dalla Val d'Aosta, perché il caso è, comunque l'abbiamo detto, abbastanza curioso, perché non c'è un candidato, cioè non c'è un nome da votare, bensì c'è una lista. In realtà il candidato che dovrebbe uscire da questa elezione si chiama Augusto Rollandin, ha 71 anni, è una sorta di imperatore della Val d'Aosta. La Val d'Aosta è una regione molto piccola, però una regione estremamente particolare, no? Bilinguismo, Francia, ai confini con l'Italia. Non a caso, uno dei cavalli di battaglia di questo Augusto Rollandin, che si augura, in caso di elezione della sua lista, di essere riproposto come presidente della regione, secondo voi cosa poteva essere? Il raddoppio del tunnel del Monte Bianco. Tanto si fanno tunnel, si fanno ponti, quindi lui dice raddoppiamo il tunnel del Monte Bianco, quindi lui proverà a fare un ulteriore mandato, se dovesse vincere la sua lista, con questo obiettivo. È una figura abbastanza controversa, è stato comunque, in Val d'Aosta ci sono stati degli scandali molto importanti negli ultimi anni, scandali dovuti a corruzione, infiltrazioni mafiose, la serie di Rocco Schiavone è molto ben ambientata da Aosta, ne succedono di tutti i colori se vi ricordate. Quindi effettivamente è una regione che sembra semplice, in realtà è molto complessa, e quindi vediamo se lui riuscirà a riproporsi nonostante le sue disavventure politiche. Quindi questo per quello che riguarda la Val d'Aosta. Poi è molto importante anche la situazione della Liguria. La Liguria che ha visto il candidato governatore, che è Giovanni Toti, che è quello che già era governatore della Liguria, in questi anni praticamente uscire da quella che è la sua reale corrente politica, perché lui ha cominciato la sua carriera politica in Forza Italia, è stato un vassallo di Berlusconi, per tanti anni giornalista di Mediaset, tante cose. A un certo punto
una volta eletto al governatore della Liguria 5 anni fa, si è discostato un pochino dalla linea di Forza Italia e adesso viaggia con, abbiamo visto anche negli exit poll, con un certo vantaggio sul suo concorrente. Anche qui c'è una legge elettorale molto simile a quella delle Marche, quindi è una situazione molto simile, molto probabilmente ci sarà continuità. Ci sarà continuità nella persona, la Liguria ne ha passate tante, penso che gli ultimi 3 o 4 anni della Liguria siano stati proprio... Sempre al centro delle cronache. Sempre al centro delle cronache e anche delle cronache politiche, perché chiaramente quello che succede in conseguenza della caduta del ponte, poi tutto quello che ne è derivato da un punto di livello nazionale politico è stato molto importante, quindi è una regione che è al centro dell'attenzione. La terza regione di cui parliamo in questo blocco è la Campania. La Campania che si ripresenta con il Vincenzo De Luca alla candidatura. Vincenzo De Luca ha 71 anni, una carriera politica lunghissima, è proprio anche lui una sorta di imperatore, ex sindaco di Salerno, in Campania ha ottenuto un grande riscontro, ha avuto un grande riscontro anche in seguito alla gestione della pandemia, quindi del Covid, con tutta la sua fermezza, la sua rigidità nell'affrontare l'emergenza sanitaria, quindi con ogni probabilità sarà rieletto e questa è una delle, probabilmente di tutte le regioni, era la regione che con più probabilità avrebbe fatto registrare un risultato chiaro per il centro-sinistra, perché chiaramente Di Luca è per il centro-sinistra, quindi molto probabilmente in Campania ci sarà continuità. E allora ritorniamo invece a parlare della nostra regione Marche, abbiamo conosciuto, vi abbiamo fatto vedere i due candidati, insomma centrosinistra e centrodestra, ma c'è anche un candidato 5 Stelle, stiamo parlando di Mercorelli, allora noi lo conosciamo attraverso questo servizio che è il numero 3, vediamo. Punti cardine della nuova campagna, della nostra campagna elettorale, credo esclusivamente nostra come garanti. Di appunto questo aspetto, cioè l'innovazione. Tutto quello che è pratica di amministrazione viene interpretato dai partiti tradizionali in maniera ripetuta, ribadita. Conoscete tutti quali sono le dinamiche, conoscete tutti come si muovono, sapete che alla fine un po' tutte le realtà che si riferiscono alla politica purtroppo lo devono sottostare alla politica piuttosto che interagire con la politica. Quindi la nostra posizione è sempre stata quella di ascoltare, ma è quella di chiedere come fare meglio. La cosa fondamentale è questa, tutto, le realtà produttive in particolare, che sono in ginocchio adesso, no? Per colpa del Covid, piuttosto che andare a dire fai così e io ti do questo, noi vogliamo fare in modo che loro si esprimano e che loro contribuiscano e partecipino attivamente alle scelte. Ripeto, è inutile usare riferimenti ultra burocratizzati, no? Come quello degli enti pubblici, bisogna chiedere ed affidarsi, questo sarà un po' il leitmotiv, consultare, informarsi, raccogliere posizioni, raccogliere necessità, ma senza un'interpretazione che poi va fuori dal tuo seminato personale, umano, di amministratore. Si può essere, no? Bravi amministratori in tante maniere, secondo noi la migliore è quella appunto di offrire ascolto e di cercare di fare quello che veramente serve. Sicuramente implementare tutto ciò che è l'aspetto legato alla sicurezza, quindi dalla polizia locale alla protezione civile, ovviamente per ciò che è di competenza per la regione, fornire gli strumenti più idonei, più adatti a questi operatori di polizia giudiziaria, che sono quindi la polizia locale, e fornire loro tutti gli strumenti e la formazione necessaria di cui hanno bisogno per operare nel migliore dei modi. Quindi anche un confronto con diversi comandanti sul territorio, io lo reputo da militare, quale sono stato per 22 anni, lo reputo comunque basilare, perché soltanto loro conoscono le reali necessità che hanno per operare al meglio. Così anche come l'aspetto della protezione civile. L'aspetto della protezione civile è un aspetto cardine, importante, l'abbiamo visto durante l'emergenza del Covid, sono quegli angeli che comunque ci hanno tutelato insieme agli operatori della sicurezza e anche loro cercare di fornire sempre per quello che sono gli aspetti e le competenze alla regione i migliori strumenti per operare, così come la formazione. E allora Gianmario Mercorelli, questo è il candidato 5 Stelle, come ben sapete i 5 Stelle non hanno voluto allearsi con il PD, ma andiamo a conoscerlo meglio. La scheda di Gianmario Mercorelli racconta
appunto che il candidato per il Movimento 5 Stelle, nato a Tolentino nel 1973 e dal 2003 fino ad oggi ha lavorato come grafico pubblicitario e libero professionista in diverse città italiane. Riguardo le sue esperienze in campo politico, dal giugno del 2012 fino ad oggi ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per il Movimento 5 Stelle a Tolentino. L'11 marzo 2020 Gianmario Mercorelli è stato designato come candidato del Movimento 5 Stelle alla carica di governatore per le Marche, vincendo le primarie tra i pentastellati e battendo l'altro candidato Andrea Quattrini. Vediamo anche alcuni dati sull'affluenza. Esatto, abbiamo degli dati. Partiamo dall'affluenza, l'affluenza che è notevolmente cresciuta, siamo sopra il 59% in tutto il territorio regionale, sono poco più di 1.490 le sezioni pervenute su circa 1.570 e l'affluenza nella provincia di Pesaro e Urbino si attesta al 62,30%. Abbiamo aggiornamenti anche per quanto riguarda il referendum, le sezioni scrutinate arrivano a essere poco più di 7.500 sulle oltre 61.000 in tutto il paese, vince ovviamente ancora in maniera netta il sì col 69,36% delle preferenze e il no si attesta adesso al 30,64%. Insomma, anche nella nostra regione tante sono state le persone che sono andate a votare, a quanto pare, quindi chissà, sono andate a votare con il desiderio di un cambiamento, sono andate a votare per cercare di dare continuità all'attuale governo. Ci sono aggiornamenti anche, scusami Manuela, sugli exit poll. Vediamo. Sono diversi gli aggiornamenti per quanto riguarda gli exit poll, quello della RAI nelle Marche attesta Acquaroli al 47% e Mangialardi al 34%, il Movimento 5 Stelle con il suo candidato Mercorelli si ferma invece al 7%. Sono 8 i candidati appunto che abbiamo conosciuto che si candidano a governatori della Regione Marche e tra questi c'è anche Roberto Mancini, quindi facciamo vedere il servizio numero 4, l'abbiamo intervistato. Tre donne e quattro uomini compongono la rosa dei candidati di Dipende da noi, lista civica appartenente alla sinistra che ha deciso però di presentarsi in solitaria e senza alleanze per le prossime elezioni regionali. Durante la conferenza stampa di presentazione del movimento, il candidato governatore Roberto Mancini ha spiegato i punti principali su cui Dipende da noi costituisce la propria identità e il perché la lista abbia deciso di non far parte della coalizione di centrosinistra. Tre temi chiave. Il primo, una risposta vera alle persone terremotate, perché lì è una questione della dignità politica dell'intera regione. Il riequilibrio del territorio tra costa, zone collinari e appenninica. La sanità pubblica, gratuita e diffusa nel territorio, non concentrata in mega strutture distanti dalle persone. Dei servizi sociali che appunto abbiano strutture comunitarie e siano vicine alla condizione della gente. E poi un'economia che ricostituisca la possibilità di lavoro in una chiave ecologica, cioè la tutela del territorio, la tutela della bellezza, dei beni comuni, genera posti di lavoro. E un'altra ottica di quella del farsi sfruttare dalle multinazionali, come è successo a Fabriano, che poi ti abbandonano e creano solo disoccupazione. La lista è fatta di persone della società civile che vengono dal mondo del volontariato, delle professioni, per esempio avendo visto come è stata gestita l'emergenza, si sono avvicinati da noi anche proprio per protesta, molti medici, infermieri che infatti sono in lista, insegnanti, persone che lavorano alla scuola, persone che lavorano nel turismo sostenibile, ricercatori, professori dell'università, ecco quei pezzi, quei mondi della società civile in cui il metodo del prendersi cura è un'attività quotidiana, non è una promessa elettorale. Noi abbiamo tentato una coalizione col Partito Democratico, col centrosinistra, ma c'è stata chiusa la porta sulla nostra richiesta di una svolta rispetto al modo di governare della Giunta Ceriscioli e anche rispetto a una vera candidatura condivisa che rappresentasse la società civile. Abbiamo ricevuto due no su queste questioni e per questo diciamo, la nostra scelta è quella comunque di presentarci per far valere questo metodo nel circuito della politica delle Marche. Noi desideriamo portare un altro metodo nello spazio della politica, cioè non tanto quello del potere di chi comanda, ma quello del prendersi cura, del costruire insieme le risposte ai problemi, sentendo le persone competenti e sentendo soprattutto chi li vive. Ecco, questo è talmente diverso dalla solita politica che sembra una follia, ma concretamente è l'unica strada che abbiamo. Abbiamo riscontrato due cose. Primo, il desiderio delle persone di partecipare. Secondo, quello di costruire relazioni, di costruire partecipazione e non di essere oggetto di una campagna di marketing, cioè modo e modo di fare la campagna elettorale. Per noi la diversità nel metodo comincia proprio da questi incontri.
questa è la lista civica Dipende da noi, capitanata da Roberto Mancini, conosciamolo meglio. Sì, Roberto Mancini è nato a Macerata nel 1958, nel 1981 si è laureato in filosofia all'Università di Macerata e attualmente è professore ordinario di filosofia teoretica presso sempre l'Università di Macerata. Il 12 febbraio 2020 è poi arrivata l'ufficialità sulla candidatura di Roberto Mancini insieme alla sua lista Dipende da noi. E allora Antonio, abbiamo altri exit poll, cosa ci vuoi mostrare adesso? Sono praticamente sempre quelli, comunque no, mi piaceva dire che forse se il candidato fosse stato Roberto Mancini, l'allenatore della Nazionale, forse avrebbe avuto qualche speranza in più. Allora vediamo un po' così una sintesi, riguardiamo un po' l'andamento nelle varie regioni che sono appunto al voto, vediamole allora, qui. Di nuovo Campania, Vincenzo De Luca 54%, Stefano Caldoro 23%, Liguria Giovanni Totti 51%, Ferruccio Sansa 38%, nelle Marche abbiamo visto che il dato è ormai verso quasi il 51% di Acquaroli, Puglia Michele Emiliano 39,00%, 39% come Raffaele Fitto, quindi un vero e proprio testa a testa. Testa a testa in Puglia, in Toscana Eugenio Giani è sul 43,5%, Susanna Ceccardi 40%, in Veneto plebiscito confermato per Luca Zaia oltre il 72% contro il 16% di Arturo Lorenzoni, che peraltro vi ricorderete era il candidato della coalizione di sinistra che è stato anche travolto dal Covid. È stato costretto nel momento topico della campagna elettorale a stare a casa per il Covid. Allora Antonio, andiamo a vedere anche le altre tre regioni, un'analisi di quelle che sono le altre tre regioni che appunto i quali cittadini hanno votato, vediamo qual era la situazione allora, precedente appunto, cosa anche, si andrà... Partiamo anche qui dalla Puglia, dove è una regione chiave, una regione veramente chiave. Il candidato Michele Emiliano, il governatore uscente, si confronta contro il Raffaele Fitto, che è già stato consigliere in Puglia. C'è stata una grossa diatriba anche in Puglia perché si è cercato fino all'ultimo momento di mettere insieme il candidato di sinistra con i 5 Stelle. Però anche qui anche Antonella Laricchia non ha voluto. Esatto. Antonella Laricchia ha 34 anni ma è molto navigata politicamente, ha preferito correre da sola con i 5 Stelle e quindi si è creata una situazione di estremo interesse perché è una regione in bilico. E considerate che anche la Puglia, per esempio, ha tutte le province amministrate da giunte di sinistra. Quindi sarebbe un... province, comuni, proprio giunte di sinistra, una regione che dovesse andare dall'altra parte sarebbe davvero una novità grossa per questa regione. Veneto, in Veneto il candidato Luca Zaia si può dire che appunto ha vissuto della luce da coronavirus in questo caso perché ha gestito in maniera così brillante l'emergenza sanitaria in Veneto. Se vi ricordate il Veneto addirittura era partita come la Lombardia, fu uno dei primi focolai del Covid nel febbraio di quest'anno, eppure grazie alla sua organizzazione, grazie proprio alle indicazioni venute dall'alto, quindi anche ovviamente dalla regione, è riuscita a contrastare il Covid benissimo. E qui francamente non ce n'è, c'è poco da dire. Luca Zaia sicuramente avrà un plebiscito confermato e addirittura Luca Zaia potrebbe essere in proiezione futura, addirittura c'è chi dice, un virgolette pericolo per Matteo Salvini al comando della Lega, perché comunque Luca Zaia ha tantissimo consenso al nord e ha lavorato molto bene. E veniamo all'ultima regione, la Toscana, la nostra vicina Toscana. Appunto dal 1970 mai un colore diverso da quello rosso di sinistra ha governato in Toscana. La Toscana è al centro dell'attenzione perché qui si gioca tutto la Lega. Cioè come ha provato in Emilia Romagna, vi ricorderete nel febbraio scorso, a prendere l'Emilia Romagna e non ci è riuscita, Bonaccini è stato confermato governatore, in Toscana ci sarà anche qui un grande testa a testa. I candidati sono Susanna Ceccardi, per la Lega, 33 anni, quindi è un grosso azzardo, una donna. Abbiamo visto contendersi queste regioni tutti uomini, e invece qui, qui in Toscana abbiamo una donna. Una donna, quindi una donna della Lega, giovane, peraltro è stata sindaco di un paese della Toscana di Cascina, poi europarlamentare, se la giocherà con Eugenio Giani, che invece è un politico di vecchia guardia, ha 61 anni, è scelto dalla sinistra. Chiaramente questo è proprio una contesa molto, molto, molto interessante. Mi piaceva dire due cose, ma
Sì. La prima. Due piccole curiosità su due partiti che si sono presentati a queste elezioni. Uno in, permettimi, in Liguria e si chiama Partito del Buonsenso. Ecco, sarebbe no, quindi diciamo che proprio dice tutto questa, questo nome di questa. Mentre poi invece in Liguria abbiamo, in Campania, scusami, il Partito delle Buone Maniere. Ecco, quanto sarebbe bello, no? Che anche questi partiti potessero avere, non si dovessero chiamare partiti. Infatti. Allora, in questi mesi di campagna elettorale avete anche avuto la possibilità, tramite la nostra TV, i media, i cartelloni, eccetera, di conoscere quali sono i candidati della nostra provincia di Pesaro Urbino, candidati al Consiglio regionale. Allora, intanto, Daniele, rifacciamo un attimo una sintesi. Quanti saranno i candidati consiglieri regionali e poi anche in caso di vittoria del centrodestra, quanti e quanti in caso di vittoria del centrosinistra? Sì, ricordiamo quindi che il numero dei candidati al Consiglio regionale si avrà appunto numerosato dopo il risultato di queste elezioni. Al partito vincitore, diciamo, il numero massimo a cui può ambire la coalizione vincitrice è di 18 seggi, il che significa che avrà una percentuale sopra il 40%. Dopodiché, 18 seggi, in queste settimane, anche attraverso il nostro telegiornale, abbiamo avuto modo di intervistare, di conoscere tanti candidati al Consiglio regionale. Tra i principali possiamo ricordare, ad esempio, per la coalizione di centrosinistra, Andrea Biancani, che è uscente dal ruolo di consigliere regionale appunto nell'ultimo quinquennio, Stefano Ridolfi e anche Monica Scaramucci e poi tutte le altre liste che compongono il Partito Democratico. Loro sono però, diciamo, nuovi in questo, certo. Non sono, invece un altro della nostra provincia, Renato Minardi, certo. Che lui è l'attuale, è stato fino a poco, insomma, consigliere regionale, quindi si ricandida a consigliere, mentre Stefano Ridolfi è stato, insomma, presentato proprio per queste ultime elezioni, sì, per è queste una ultime elezioni. New entry, diciamo. Dopodiché ci sono anche tante altre liste che vanno a comporre la coalizione di centrosinistra, ad esempio Rinasci Marche, oppure la lista che va a inglobare anche i Verdi, tra questi ricordiamo la candidata consigliera alle regionali Cora Fattori, oppure Gianluca Carrabs che appartiene appunto al gruppo dei Verdi. Mi interrompo un attimo sul discorso dei candidati consiglieri perché c'è il risultato definitivo sull'affluenza per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Benissimo, il dato guardiamo. Complessivo è del 62,26%, è un dato importante perché è di 12 punti superiore rispetto alle precedenti elezioni dove l'affluenza era stata del 50,55%. Allora, riguardiamo un attimo perché adesso abbiamo la schermata. C'ho anche dei bei dati, se vi interessa, proprio sul referendum, aggiornatissimi. Aspetta, sulle Marche. Aspetta un attimo, Antonio, prima guardiamo un attimo l'affluenza che stavamo guardando, scusate regia se ci potete rimettere, perché questi sono i dati certi. Quindi i dati esatti dell'affluenza nella regione Marche sono stati esatto, analizzati. I dati ancora per quanto riguarda la regione devono arrivare al dato definitivo, però sì. C'è quello per la provincia di Pesaro Urbino che attesta appunto un'affluenza al 62,26% dato complessivo rispetto al 50,55% di 5 anni fa. Elezioni che erano state comunque diverse perché quelle di quest'anno sono state plasmate su due giornate diverse, domenica e lunedì, sì. Invece quelle di 5 anni fa erano state effettuate tutte in un'unica tornata. Dalla regia poi mi informano anche che abbiamo un collegamento telefonico, c'è un collegamento telefonico, c'è Nicola Baiocchi che è candidato consigliere. Sì, buonasera. Nicola, buonasera a tutti. Nicola Baiocchi, allora benvenuto. Grazie. Insomma, un primo suo ciao, Nicola. Commento, Nicola, buonasera. Su questi exit poll, su questi primi dati, seppur parziali. È un commento, chiaramente, per quanto riguarda sia il referendum che le elezioni regionali, da prendere con le pinze, perché chiaramente sono degli exit poll, quindi prendiamoli con tutte le cautele del caso. Per il referendum sembra che il sì otterrà la vittoria e per le elezioni regionali le notizie sono assolutamente positive, però ripeto, prendiamole tutte con le cautele del caso e aspettiamo di avere i dati reali prima di fare dei commenti troppo positivi. Siamo troppo abituati ad avere in alcuni casi delle sorprese, aspettiamo, poi vedremo. Cosa si augura? Chiaramente mi auguro una vittoria della coalizione di centrodestra alle elezioni regionali per Francesco Acquaroli e poi vediamo un attimino tutti i risultati nel dettaglio, vediamo quello che succederà.
Da dove sta seguendo questi primi risultati, questi exit poll? Come sarà la serata? Siamo nella sede elettorale, nella mia sede elettorale qui in via Marsala e rimarremo qui fino alla fine dello spoglio. Benissimo, allora grazie Nicola Baiocchi, tra poco grazie magari lo vedremo anche grazie con Marco Cadeddu che sarà proprio lì dalle varie sedi elettorali anche del nostro territorio. Volevamo riguardare un attimo sì, c'erano dei dati interessanti sul referendum, okay, vediamo, perché Antonio, ci sono proprio le sezioni scrutinate nelle Marche, 200 sezioni su 1577, nelle Marche il dato è 70,85 sì, 29,15 no. La regione dove il sì sta prevalendo molto, molto fortemente è la Campania, dove abbiamo quasi un 79% di sì. Quindi questi sono il trend, insomma, a livello nazionale, gran parte dei voti per il sì. E vogliamo gli altri candidati, concludiamo il giro magari dei nomi, sì, principali anche per la coalizione di centrodestra, i, sì, candidati al Consiglio regionale. Abbiamo appena avuto in collegamento telefonico Nicola Baiocchi, che è candidato per Fratelli d'Italia, e poi per Fratelli d'Italia ci sarà anche Francesco Baldelli. Per la Lega invece abbiamo conosciuto grazie al nostro telegiornale Giovanni Dall'Asta, dalla nostra città appunto da Pesaro, e poi anche da Fano, Mirko Carloni e Francesca Tricca. Movimento 5 Stelle, meno candidati al Consiglio regionale, però abbiamo conosciuto, sempre grazie a Rossini News, il nostro telegiornale, la candidata al ruolo di consigliera Marta Ruggeri. E allora ci fermiamo per questo secondo spazio, ci ricollegheremo intorno alle 17, quindi appunto a inizio ora, inizio 17, e andremo anche a farvi vedere qual è stato il pensiero oggi fuori dai seggi elettorali di alcuni cittadini della città di Pesaro, cioè cosa si aspettano, cosa vorrebbero che accadesse. Li abbiamo intervistati e quindi vi faremo vedere anche questi servizi realizzati da Daniele Sacchi, e poi chiaramente vi faremo vedere anche Marco Cadeddu in collegamento nei vari luoghi, insomma, elettorali, sedi elettorali, per vedere un po' le prime opinioni di questi primi dati. Ancora chiaramente sono exit poll, non c'è niente di certo, quindi continuate a seguirci in diretta qui su Rossini TV e anche in diretta Facebook. Ben ritrovati in diretta, un saluto a tutti voi che ci state seguendo. Come sapete, la nostra diretta vi aggiorna a ogni inizio ora con tutti i dati relativi appunto alle elezioni regionali, non solo della Regione Marche, ma un po' anche il mood, le sensazioni, quello che sta accadendo nelle altre regioni che sono andate al voto. Qui vedete in sovraimpressione i dati dell'exit poll, quindi sono dati provvisori, intanto però abbiamo dei dati certi, cioè quelli relativi all'affluenza alle urne. Abbiamo dati certi relativi all'affluenza alle urne, che in tutto il territorio marchigiano si assesta al 62,24%, e poi sono usciti anche i dati per quanto riguarda la circoscrizione nella provincia di Pesaro Urbino, comune per comune. Dato... Allora, andiamoli a leggere con calma, tutti. Leggiamo tutti. Acquaragna 62,75%, Apecchio 66%, Belforte Alisauro 66%, Borgo Pace 51,94%, Cagli 57,99%, quindi praticamente il 58%, sì. Cantiano 57,65%, Carpegna 69,58%. Un dato bello importante. Per il momento il più alto che leggiamo, esatto. E dopodiché Cartoceto 62,97%, Colli al Metauro 62,84%, e poi arriviamo a Fano, che colleziona il 61,99% degli elettori appunto che sono andati alle urne, degli aventi diritto al voto. A Fermignano ha votato il 66,40%, a Fossombrone il 64,74%, a Fratte Rosa si cala un po', 56,09%, Frontino 52,09%, Frontone 64,05%, e poi arriviamo a Gabicemare, in cui ha votato il 59,09% degli aventi diritto al voto. A Gradara ha votato il 55,81%, e poi il dato più alto di tutti questi comuni che vediamo all'interno della provincia è quello di Isola del Piano, come abbiamo ricordato
a inizio di questo speciale si reggeva anche il sindaco, ecco, il primo infatti, cittadino. Addirittura 81. 81,54%. Quindi a Isola del Piano sono andati tantissimi a votare, chiaramente motivati anche dal fatto di dover eleggere il sindaco. Vedremo anche lì, esatto, come andranno chiaramente i risultati delle amministrative, le vedremo domani mattina. Poi continuiamo, rimanevano qualche comune? Sì, dopo Isola del Piano abbiamo Lunano, in cui ha votato il 68,02%, Macerata Feltria il 64%, Mercatello sul Metauro 57,94%, Mercatino Conca 56,60%, a Monbaroccia ha votato il 57,71%, Mondavio sale 68,20%. Aspetta, anche Mondavio, insomma, tante persone che sono andate a votare. Cala invece Mondolfo, torniamo all'incirca sul 60, di preciso 60,49%. Risaliamo con Montecalvo in Foglia 67,59% e poi Montecerignone il 65,46%, Montecopiolo 60,43%. Montefelcino 65,38%, Montegrimano registra uno dei risultati più bassi invece 49,92%, esatto, a Montelabate ha votato quasi il 60%, il 59%, Monteporzio lo stesso, 59,36%, dopodiché a Peglio il 66,61%, a Pergola il 61,94% e poi arriviamo al comune di Pesaro, in cui il dato definitivo attesta gli aventi diritto al voto che sono andati a votare con una percentuale del 62,95%. E poi infine gli ultimi comuni, abbiamo Petriano al 65,93%, Pian di Meleto al 65,24%, Pietralubbia 67,69%, Piobbico 64,47%, poi San Costanzo poco più del 60%, così come a San Lorenzo in Campo. Saliamo a Sant'Angelo in Vado, anche qui elezioni importanti per il primo cittadino, l'affluenza è stata del 68,93%, circa 12 punti in meno. Dopodiché a Sant'Ippolito abbiamo il 65,90%, a Sasso Corvaro di Tore il 66,43%, altro dato basso lo registra Sasso Feltrio con il 43,93%, direi il più basso finora. Serra Sant'Abbondio il 53,03%, Tavoleto 57,98%, Tavullia 56,70%, risaliamo con Terre Roveresche al 60,59%, poi abbiamo Urbania al 67,72%, Urbino, altro dato importante, 64,57%, un po' superiore rispetto al dato di Pesaro e quello di Fano. E poi chiudiamo con Vallefoglia, che registra il 59,07% dei votanti. Poco Vallefoglia. Allora, penso che ci siano delle annotazioni però su queste, una delle riflessioni vediamo, da fare su questi Antonio. Dati. Sì. Allora, la media delle Marche più o meno è quella che si riscontra nella maggior parte dei comuni di Pesaro, quelli più, quelli meno, siamo intorno al 60-65. Ci abbiamo le punte dei comuni che erano impegnati anche nelle elezioni comunali, appunto, e poi ci abbiamo questi dati molto particolari di Sasso Feltrio, 43%, Montegrimano 49%, ma mi viene da dire perché? Perché sono questi comuni limitrofi alla regione Emilia-Romagna, che tant'è vero che in più di un'occasione hanno manifestato addirittura la volontà di andare in Emilia-Romagna. Esatto, sì. E quindi questo dato è molto... Non lo vivono, diciamo, così ecco, tanto in realtà, la votazione della regione. E lo dimostrano questi dati. Poi abbiamo un 56% Tavullia, che sapete, quasi siamo mezza... Siamo un pochino in bilico. Siamo in bilico, lo stesso Tavoleto, 57%, Vallefoglia, tu giustamente hai detto, non arriva al 60%, ma Vallefoglia c'ha una parte di territorio praticamente confinante con l'Emilia-Romagna. Quindi è sicuramente una cosa su cui riflettere. Di percezione anche, di collocazione Bravissima. Dei comuni della nostra, Bravissima. Della e, nostra provincia. E di senso di appartenenza delle persone. Sì, sì, senso è vero. Di appartenenza delle persone, che è un andato molto importante. Allora, abbiamo altri aggiornamenti, Daniele? Se no, io andrei i dati dell'affluenza. Stavo guardando i dati dell'affluenza, sì. L'abbiamo dati, gli exit poll li... Abbiamo Ridolfi al telefono, abbiamo Stefano Ridolfi del Partito Democratico in collegamento telefonico. Stefano, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, insomma, sta guardando, sta seguendo un po' i dati, cosa ne pensa?
Adesso ogni commento è assolutamente prematuro, abbiamo già visto che rispetto ai primi exit poll che davano una distanza fra i due candidati nettamente a favore del centrodestra, ora le prime proiezioni SVG, anche se sono solo il 3%, restringono di molto la differenza fra due candidati, confermando comunque un vantaggio del centrodestra. Io direi che si confermano le previsioni, che sino all'ultimo non sapremo chi prevarrà su questa regione, per cui aspettiamo dei dati un pochino più concreti prima di tirare le somme. Ecco Stefano, com'è andata questa campagna elettorale? Ci racconti un po' quello che ha vissuto in questi ultimi mesi? Beh, campagna elettorale che per me rappresentava una novità, certo. Non sono un politico, è la prima campagna elettorale che svolgo, faticosa in termini di impegno, molto produttiva nei contatti con le persone, per cui una valutazione assolutamente positiva per quello che mi riguarda, per l'occasione di parlare con tantissime persone, di capire anche quello che era l'umore della gente, quali erano le esigenze e per spiegare le nostre ragioni. Volevo fare una domanda al candidato, al candidato Ridolfi. Il primo dato certo però è quello dell'affluenza, affluenza che è sicuramente in crescita, soprattutto nella nostra città. Mi perdoni, ma ho sentito malissimo la domanda. Le ho chiesto il primo dato certo che abbiamo su queste elezioni, che è stato quello sull'affluenza, un'affluenza che a Pesaro ha toccato il 62% e che è in crescita rispetto alle elezioni di 5 anni fa. Questo è un dato importante comunque. Guardi, non ho i dati di Pesaro. Mi perdoni veramente, ma io sento malissimo, le domande sono incomprensibili. Provo a fargliela tu, non so se è un problema mio. Provo io, Stefano. No, abbiamo analizzato che comunque Pesaro ha partecipato tantissimo a questo voto rispetto a quello del 2015. Sì, l'affluenza è stata elevata, non so se anche la coincidenza con il referendum possa aver favorito questa affluenza. Evidentemente le persone desideravano esprimere un parere, ritengo che molto abbia pesato però la coincidenza con il referendum, che ha sicuramente alzato la volontà delle persone di recarsi alle urne. A proposito del referendum, ha un commento da fare su questi risultati che ormai sembrano delineati, come la pensa sul risultato? No, commenti preferisco non farli ad ora, perché, ripeto, i dati sono fluidi e in completo movimento, per cui l'interpretazione andrà data quando i dati saranno più consolidati. Benissimo, grazie a Stefano Ridolfi, grazie mille. Grazie. Grazie a voi dell'attenzione, buonasera. Buonasera. E allora adesso, visto che abbiamo parlato anche di come erano andate le elezioni nel 2015, quando è stato eletto presidente il governatore Luca Ceriscioli, il secondo pesarese che abbiamo avuto nelle Marche. Allora Antonio, andiamo ad analizzare, perché sul sito di Wikipedia c'è un po' il racconto di queste elezioni regionali del 2015. Esatto, sapete che il sito di Wikipedia è una specie di enciclopedia universale, quindi siamo andati a consultarla per avere notizie e informazioni su tanti aspetti. Anche sulle elezioni è molto interessante andare a vedere cosa è successo nel 2015. È una sorta di piccola storia. Vedete subito sulla destra della pagina di Wikipedia i due protagonisti principali reali in realtà di quelle elezioni, che furono Luca Ceriscioli e Francesco Acquaroli. Giovanni Maggi non è stata messa. No, Giovanni Maggi, la foto non c'è. Non c'è. Chissà come mai. Allora, il dato interessante subito che esce da qui, vedete, questo 49,78 di affluenza, mentre oggi siamo intorno al 62. Abbiamo fatto anche un calcolo di massima, significa quindi che quest'anno sono andati a votare quasi 130.000 marchigiani in più. Caspita, 130.000 sono tantissimo. Tanti, vuol dire la città di Pesaro e buona parte della città di Fano in più, e quindi sicuramente questo dato è un dato importante. Il volto di sinistra che vedete qui, Luca Ceriscioli, quindi non lo vedremo più in questi anni, molto probabilmente vedremo quello di destra, esatto, a seconda di quelle che sono gli exit poll. Esatto, scendiamo poi a vedere anche qui come è stata la ripartizione dei seggi. Come vedete è assolutamente speculare a quella di quest'anno, di perché la legge elettorale che era stata cambiata apposta in quell'occasione ha dato questo risultato, quindi con 7 seggi a Pesaro, 9 ad Ancona, 6 a Macerata, 4 ad Ascoli e Fermo. Considerate una cosa, che fino a una ventina d'anni fa la provincia di Ascoli e di Fermo era una provincia sola, era la provincia di Ascoli Piceno. Quindi il peso della provincia di Ascoli Piceno in realtà, pur essendo
insieme a quella di Fermo è molto calata a livello regionale proprio per questa scissione. Abbiamo un grafico? Abbiamo un bello schema, sì, che è questo, vediamo, che ci fa vedere come Luca Ceriscioli nel 2005 conquistò un 2015, sì, conquistò un 41,07% di preferenze, pari a 251.000 voti. E Francesco Acquaroli, che è tuttora colui che contende la regione alla coalizione di sinistra, invece conquistò quasi un 19% e quindi 116.000 voti. Pensate che se gli exit poll saranno confermati si parla di un 50%. Quindi 30% di consensi in più che portano a un 50% di percentuale generale di marchigiani che avranno scelto quella determinata area. Quindi effettivamente è un cambio epocale, Emanuele, è un cambio epocale. Allora i dati chiaramente ancora non sono quelli certi, dobbiamo vedere come avverranno, quali cambiamenti ci saranno. Prendo un attimo la parola, sì, Emanuela, perché i dati che vediamo anche in sovrimpressione degli exit poll, sì, sappiamo che ci sono diverse agenzie che si occupano di realizzare appunto questi exit poll e quelli che vediamo in sovrimpressione sono realizzati dalla RAI. Diversi sono quelli che diceva anche il candidato prima al telefono Ridolfi, diversi sono quelli che sono stati realizzati invece da SVG che testimoniano una forbice un po' più ridotta, comunque con il centrodestra ancora in vantaggio. Nello specifico Acquaroli dato al 43,8%, Mangialardi al 38,7% e Mercorelli del Movimento 5 Stelle sale anche lui all'11%, quindi in testa c'è il comparto del centrodestra, però i punti di differenza sono 5 e non più di 10 come vediamo da questo exit poll. C'è una grande differenza, quindi aspettiamo veramente molto con palpitazione di sapere quali saranno poi i risultati veri. Ovviamente i risultati non si avranno in tempi brevi, quindi noi a inizio di ogni ora vi aggiorneremo su quelli che sono i risultati, i numeri. Intanto però tanti pesaresi hanno votato. Allora noi questa mattina abbiamo realizzato un servizio, una sorta di Vox Pop, dove abbiamo raccolto un po' di sensazioni delle persone che erano appena uscite dalle urne. Allora vediamo questo primo servizio di Vox Populi. Non è che abbia un entusiasmo enorme per queste elezioni, perché sono convinto che cambia sempre poco. La regione è chiamata a un compito particolare dopo il Covid, con tutto quello che è comportato. C'è da migliorare, ci sono stati errori, si può fare meglio? Ma si può sempre fare meglio. Soprattutto sono stanco di sentir dire faremo, faremo, faremo. Vorrei più sentire dire abbiamo fatto. Referendum sì o no? Ci vogliamo sbilanciare? E il referendum sì o no, sì, si possiamo anche sbilanciare, certamente che la gente là ne abbiamo troppa, quindi già le ho detto, però il referendum vero, secondo me il referendum vero era quello di 2 anni fa, quello del bicameralismo perfetto che non è affatto perfetto. Come l'ha seguita questa elezione, informandosi sui giornali, informandosi relativamente? Chiacchierando con gli amici, informandosi sui giornali, perché io ho una cerchia di amici che sono di tutte le entità politiche, quindi ci confrontiamo, ne parliamo assai, alla fine ognuno rimane della sua idea, anche se siamo amici, quindi non c'è niente di particolare, insomma, ecco. Ci sono sempre cose da migliorare, perché non è che si può avere una bacchetta magica, sempre. Quindi il nuovo Presidente della Regione dovrà fare meglio su alcuni aspetti di quello precedente? Se ce la fa, possibilmente. E il grado di informazione di un elettore, lei ha letto i giornali, si è informato, ha seguito qualche campagna elettorale di persona? Sì, mi sono un po' informato, non ho seguito campagne elettorali perché non ho potuto muovermi, però ho seguito molto sulle TV sia locali che nazionali e poi mi sono fatto un'idea e sono venuto a votare. Voto segreto o si vuole sbilanciare? Voto abbastanza segreto, sì. Anche sul sì e il no? Ho preferito sì, sul no. Questo glielo dico con il cuore, guardi. Come mai? Perché non penso che cambi niente.
questa elezione è comunque importante perché va bene, si rinnova il presidente della regione e speriamo praticamente che ci siano, diciamo, delle evoluzioni molto importanti. Noi abbiamo dei grossissimi problemi per quanto riguarda la sanità regionale, è una cosa sotto gli occhi di tutti, le strade, e quindi ci sono tante, la ricostruzione delle Marche, che purtroppo ci sono magari i soldi ma ancora non sono stati spesi per via della burocrazia, e questa è veramente una vergogna. Tutti quelli che vincono le elezioni o che vogliono vincere le elezioni dicono dobbiamo eliminare la burocrazia, e poi la burocrazia ogni volta che uno si mette a fare qualcosa è aumentata, quindi si stanno prendendo veramente in giro. Mi auguro che il nuovo presidente, che tanto comunque ce ne sarà uno nuovo, faccia qualcosa, ma non solo il presidente della regione, ma io qui intendo un po' lo Stato in primo luogo, no? Che comunque deve intervenire su queste cose. Quindi queste sono le due cose più importanti, la sanità e la burocrazia, che bisogna non eliminarla, ma diminuirla, e quando ci sono da fare, diciamo, delle opere molto importanti come la ricostruzione del terremoto, bisogna togliersi di mezzo questa burocrazia e comunque la concorrenza fra i partiti. Bisogna operare tutti insieme per far sì che le cose vadano meglio. E poi per quanto riguarda il referendum, un velo pietoso sulla proposta dei 5 Stelle, che è una sciagura che ci è capitata tra capo e collo, e l'abbiamo voluto perché comunque è stato votato dalle persone, ma vabbè. E sicuramente governare non è mai semplice, c'è il detto che insomma come fai sbagli, quindi le situazioni da cui veniamo, oltre al coronavirus di tutta Italia, insomma di tutto il mondo, c'è ancora, ci portiamo un po' i postumi del terremoto, quindi insomma la situazione in regione da fare ce n'è, e non reputo che siamo stati assolutamente governati male, e quindi un cambiamento, poi quello che penso io è che il cambiamento bisogna sempre sapere dove si parte e dove si vuole arrivare, quindi sventolare un cambiamento così, giusto per parlare di cambiamento, lascia un po' il tempo che trova. E reputo che c'è un candidato e una coalizione che hanno un programma serio, e altri che, come un po' di tempo a questa parte, gettano benzina su possibili focolai, spesso anche inventati, quindi insomma non si pone il problema su chi voterò. Previsioni? No, non dico assolutamente niente, aspetto risultati. Non mi sbilancio assolutamente. Non... Due parole sul referendum, ci vogliamo sbilanciare su quello? Volentieri. come dicevo prima, cambiare, se può avere un senso, volentieri. Se non si capisce da cosa si parte, in cosa si vuole arrivare, un cambiamento così, giusto per, senza avere chiaro poi la futura legge elettorale, senza avere chiaro come verranno ristrutturati i seggi, senza avere chiaro, ecco, cosa si vuol far fare al Parlamento, cioè, la reputa ecco, una riforma inutile e così, solo fatta per slogan e basta. E allora burocrazia, sanità, questi sono i temi un po' ribaditi dai cittadini pesaresi, quello che vogliono, quello a cui ambiscono per questo nuovo governo che ci sarà nella regione Marche. Intanto andiamo, anzi volevo anche ricordare che chiaramente le votazioni sono avvenute in tutti i seggi con grande rispetto delle norme anti-Covid, quindi ogni seggio aveva insomma il disinfettante, l'igienizzante per le mani, tutti sono andati a votare con la mascherina, quindi tutte le votazioni sono avvenute davvero nel rispetto dei regolamenti anti-Covid. Intanto poi si interrompeva anche la seduta di voto per sanificare ambienti e tutto quello che serviva insomma per rispettare queste misure di sicurezza. Aggiornamenti referendum, siamo a 38.481 sezioni sulle 61.000 nazionali. Il sì è ancora al 69,12%, il no al 30,88%.
Antonio, abbiamo anche dei dati. Abbiamo anche dei dati, Daniele, abbiamo anche dei dati. Guarda, dai 15 secondi dai quali hai parlato tu a questo secondo in cui sto parlando io, tu pensa che a vedere il sito dell'ANSA hanno scrutinato 3.000 sezioni. Mm-hmm. Quindi evidentemente ci sono... Esatto. Allora, fai conto che vediamo. Sono 41.499 sezioni su 61.622. Il dato delle Marche, andiamolo a vedere, è un 69,32 per il sì e un 30,68 per il no. Sono state scrutinate praticamente i due terzi delle sezioni. Quindi, Emanuela, azzardiamo anche dei tempi. Sì. Credo che indicativamente nel giro di un'ora, poco più, vedrai un'ora e mezza, avremo i dati definitivi del referendum. E poi chiaramente avremo i dati definitivi, insomma non prestissimo, ma nella serata di questa sera, su chi sarà il nuovo governatore della Regione Marche. Intanto io voglio farvi vedere questo servizio per riguardare insieme i candidati alla presidenza della Regione Marche e questo confronto che c'è stato a Villa Poderosa organizzato da Confap in questo servizio numero 5 e lì vediamo praticamente vediamo i più importanti che si sono presentati. Approfittare di una situazione nuova che si è determinata, che è quella di tante risorse che saranno disponibili per questa regione e farci immediatamente trovare pronti per rispondere sul temi importanti come quello delle infrastrutture, risposte della la 14, la Fano-Grosseto, la Salaria, sono progetti che sono già in piedi e possiamo con quelle risorse dare una risposta vera. Quello che chiedono le piccole e medie imprese insieme alla digitalizzazione che sarà la vera rivoluzione dei prossimi 5 anni. La Regione deve tornare ad essere protagonista, e lo fa con il territorio, lo fa con il confronto e con una visione di un territorio che è in grado di rimettere in piedi un passo importante. Abbiamo avuto un rapporto importante con l'Europa, ricadono in questa regione risorse considerevoli, penso che ci possa essere l'occasione per loro di partecipare a un governo di prospettiva. Se poi invece dovessero fare altre scelte, noi andiamo avanti con determinazione e soprattutto con grande visione. È mancato qualcosa di molto evidente, l'internazionalizzazione. Le Marche hanno una serie infinita di eccellenze, come tutti conosciamo, a tutti i livelli, sia di artigianato che di agroalimentare. Non ci manca niente, abbiamo distretti interamente quasi autosufficienti, ma non accediamo al mercato globale, rimaniamo fermi. E rimaniamo fermi spesso perché siamo ancorati, zavorrati dalla solita politica. La politica che non racconta mai niente di nuovo, che si mette di traverso sulle scelte, che vuole mettere bocca in tutte le decisioni quando spesso non è competente, banalmente, come nessuno di noi è un tuttologo, non lo sono neanche i politici. Questo è mancato, fare un sistema da proporre a livello internazionale delle nostre bellissime Marche, no? La seconda regione più bella del mondo, ignota ai più, anche lì manca il sistema, manca un sistema turistico che ci promuova, che ci lanci. E l'economia è in larga parte nelle Marche anche fatta di turismo, ma il sistema deve servire tutti gli ambiti produttivi, tutti gli ambiti economici delle Marche. Questo sistema noi ci proponiamo di farlo senza metterci di traverso rispetto a chi sa di cosa ha bisogno, un esempio a Confapi dove siamo questa sera, e chi ci può dare un grosso aiuto nel decidere, nel fare le scelte migliori che andrebbero appunto a loro favore. Noi vogliamo consultare le realtà produttive in maniera chiara, dando reale ascolto, non solamente, no? Un ascolto così fasullo o di convenienza magari da campagna elettorale. Io credo che in questo momento di crisi profonda la prima risposta dovrebbe essere la liquidità. Poi, superata questa crisi che tutti noi auguriamo che insomma non si ripresenti col Covid nell'autunno, credo che bisogna dare una visione alla strategia imprenditoriale marchigiana. In particolar modo credo che vada collegata all'internazionalizzazione alla piccola e media impresa, vada fatta una sfida verso quella che è la semplificazione della burocrazia e soprattutto credo che la sfida sia sull'innovazione e sul digitale. Sono argomenti molto importanti che possono veramente riportare la nostra regione ad essere centrale. Vanno fatte tutte queste sfide cercando di creare una sinergia tra le piccole e medie imprese e la grande impresa e anche sollecitando un po' le start-up che in tanti casi sono state una marcia in più per i territori.
Noi abbiamo delle statistiche che dicono che fra 10 anni la nostra regione perderà 100.000 abitanti e soprattutto anche oggi era nelle testate dei giornali, i giovani stanno scappando verso l'estero perché qua non trovano lavoro. Quindi questo dato è un dato che ci deve allarmare. La visione è mancata perché non c'è stata una logica di squadra e un vero coinvolgimento dei territori, dell'imprenditorialità, delle imprese e non c'è stata una sfida che per essere affrontata in maniera forte deve vedere tutti i protagonisti in ugual maniera. Da cosa bisogna ripartire per rilanciare le Marche? Beh, io direi dal generare lavoro, dalla lotta alla povertà, questa volta facendolo però in modo da assumere i criteri dell'ecologia, cioè della cura del territorio, della cura dell'ambiente, della cura delle risorse naturali. E la Regione in questo può svolgere una funzione di coordinamento delle moltissime forze locali, economiche, sociali, culturali, che nelle Marche sono molto vive, spesso sono un riferimento nazionale, ma fino ad oggi sono state carenti di un'autorità politica in grado di svolgere questo coordinamento, di proporre una visione del futuro, senza la quale, quando va bene, si fanno singoli provvedimenti, ma restano isolati in una strategia complessiva di abbandono della comunità regionale. Adesso andiamo su un tuo... Sì. Ecco qui, questi sono una serie di servizi che abbiamo realizzati appunto in questi mesi fino ad arrivare ad oggi al verdetto di quelle che saranno appunto le elezioni regionali. Però vogliamo vedere anche con Antonio i più autorevoli quotidiani nazionali che cosa raccontano. Sì, partiamo, guarda, su tuo suggerimento giustamente dall'Ansa Marche, quindi andiamo a vedere l'agenzia Ansa per quello che riguarda la regione Marche, subito primo piano, come vedete il riferimento agli exit poll a Quarola in testa, al 47,51%, quindi è un dato che prende per buono. Mangialardi confermato 34,38%, parliamo di exit poll. Poi ci sono dati sul coronavirus, ma sono altri discorsi. Ci trasferiamo poi sul Corriere della Sera, perché il Corriere della Sera, che è il principale quotidiano nazionale, come vedete dà per certo che il sì vince col 70%. Centrosinistra, per il referendum. Per sì. Il referendum, certamente. Centrosinistra avanti in Puglia e in Toscana, per quello che riguarda le regionali. C'era anche il dato centrodestra, aspetta, finisci di leggere il titolo. Esatto, il centrodestra trionfa in Veneto e Liguria e conquista le Marche. Ancora però... Esatto, però parliamo sempre ancora di exit poll, quindi di previsioni. Come vedete il Corriere della Sera lo dà quasi per scontato. Sì, invece... restiamo sempre lì sul sito, andiamo piano, esatto. Che tanto abbiamo tempo, che tra poco ci collegheremo con Cora Fattori di Rinasci Marche, ancora qualche minuto di attesa, quindi ecco sì al taglio dei parlamentari e adesso... Bravissimo, e adesso quindi cosa succede? Chiaramente dalle prossime elezioni ci saranno 300 e passa parlamentari in meno, quindi probabilmente si dovrà anche rimettere mano alla legge elettorale, quindi le famose riforme strutturali di cui tanto il no... sul cui il no puntava per far sì che non vincesse il sì, comunque dovranno essere fatti. E come vedete Di Maio ovviamente risultato storico, perché è una vittoria dei 5 Stelle, è innegabile che il taglio dei parlamentari è uno dei cavalli di battaglia dei 5 Stelle, il PD all'altra parte del governo, noi abbiamo in questo momento in Italia un governo cosiddetto giallo-rosso, dice ora riforme, quindi si accoda al risultato del referendum e dice risultato storico. Poi andiamo alla Repubblica? Andiamo alla Repubblica. Come vedete anche la Repubblica è sullo stesso discorso. Referendum, il sì vicino al 70%, regionali in Puglia e in Toscana avanti il centro-sinistra. Chiaramente qui la Repubblica dice subito speriamo bene per il centro-sinistra, Emiliano e Gianni. Sul referendum, risultato storico, Zingaretti, ora le riforme. È una specie di refrain, si può dire che è quasi un ritornello. Sì. È proprio vero che se c'è stata questa confronto fra il sì e il no, era proprio sulla strutturalità o meno di questa riforma che avrebbe tagliato linearmente i parlamentari, adesso probabilmente si dovrà dare mano, se non alla Costituzione, sicuramente a una legge elettorale completamente nuova. Il giornale.it. Referendum sia al 68,1%, al centrodestra 3 regioni. Anche il giornale, come vedete, dà per scontato che le 3 regioni siano già assegnate. Vediamo a Quaroli a destra, cosa c'è scritto? Via lo spoglio. Allora, c'è scritto Leggi via pure, lo spoglio, vola Zaia in Veneto, Toti tiene la Liguria, il centrodestra con Acquaroli strappa le Marche alla sinistra. In Puglia è testa a testa Fitto Emiliano, lieve vantaggio di Gianni sulla
sulla Ceccardi in Toscana, De Luca al 56% in Campania. Ti dirò che questo dato del 56% in Campania deve far riflettere, perché qui ci si aspettava una vittoria superiore da parte di De Luca. Quindi effettivamente vuol dire che qualcosa comunque non è andato come pensavano che andasse. Qui vedete le foto dei tre possibili, probabili governatori di destra, quindi Luca Zaia, Giovanni Totti e Francesco Acquaroli. Ci trasferiamo al resto del Carlino, il nostro quotidiano locale, ecco, se qui, si può dire. Stiamo un attimo sulla grafica, vediamo un po' questa grafica. Perfetto, la grafica, come vedete, qui sono sempre exit poll. Qui siamo sempre sugli exit poll, quindi sono proiezioni, previsioni. Dati che ormai conosciamo, perché sono solo le previsioni, perché non possiamo avere dati reali su quelle che sono le elezioni, quindi ribadiamo quelli che sono i dati principali. Francesco Acquaroli 47-51%, Maurizio Mangiarardi 34-39% e poi via via gli altri. Però l'abbiamo detto tante volte, vedete c'è un certo equilibrio in Toscana e anche in Liguria i giochi sembrano abbastanza fatti. Scendiamo perché sulle regioni Marche Acquaroli in testa, diretta affluenza dei dati sul referendum, i primi dati sull'intenzione di voto e anche qui ribadito quello che abbiamo appena detto. Poi dopo si va anche sulle notizie di cronaca, ma direi di non soffermarti su queste. Corriere Adriatico è l'altra. Sì, vediamo anche il Corriere Adriatico cosa racconta, anche qui c'è altra testata locale. Lo schema assolutamente identico a quello del resto del Carlino. Ci dà un 48,1. Sì. Esatto, è praticamente una proiezione forse un pochino più dettagliata, entra un po' più nel dettaglio degli exit poll, anche perché, come diceva giustamente Daniele, gli exit poll non sono sempre uguali. A seconda dell'istituto che li commissiona e dell'istituto che poi li analizza, ci possono essere delle forbici. Abbiamo visto che ci sono delle forbici che probabilmente poi vedremo più diffusamente quando ci saranno i risultati veri. Ultimo sito che abbiamo selezionato è quello del Sole 24 Ore, perché ovviamente il Sole 24 Ore, che è il quotidiano nazionale che si occupa di economia in maniera molto approfondita, ribadisce il discorso sugli exit poll, ma comincia a entrare nel merito anche di quelle che possono essere le conseguenze proprio sociali e quindi anche economiche. C'è questa referendum netta vittoria del sì, in Toscana e in Puglia avanza al centro-sinistra, Veneto, Liguria e Marche al centro-destra, e questa frase è interessante: il Movimento 5 Stelle non può più vivere di sola antipolitica. Come cambia il Parlamento con la vittoria del sì? Ci fermiamo perché abbiamo Cora Fattori per Rinasci Marche. Cora, benvenuta. Grazie, buonasera a tutti di Rossini TV. Buongiorno. Allora, sei a Fano? Qual è la sensazione a Fano? A Fano diciamo che stiamo guardando quelli che sono gli exit poll, vediamo che l'andamento rispecchia quello della regione e stiamo aspettando i risultati. Sarà necessario poi prenderne atto. Stessa domanda che ho rivolto prima al nostro ospite telefonico. Dato certo importante quello dell'affluenza, si sale di 12 punti soprattutto nella città, nella provincia di Pesaro Urbino. È un dato che fa riflettere comunque anche questo. Sì, è assolutamente un dato che fa riflettere, ma che non mi sorprende. È sempre positivo quando le persone vanno a votare e partecipano, anche se poi partecipano per una coalizione che non è la tua. E adesso bisognerà che il centro-sinistra si faccia un serio esame di coscienza se gli exit poll dovessero essere confermati, ma siamo pronti. Ecco, quindi Cora, come vedi i prossimi mesi, a cosa lavorerai? Sei comunque nel Consiglio Comunale di Fano? Sì, io continuerò a lavorare in quello a cui ho sempre lavorato, sono in politica da solo un anno e ho iniziato portando avanti i tre temi che sono ambiente digitale e sociale già nel Comune di Fano con il progetto di efficientamento energetico e Green New Deal per il Comune di Fano. Il progetto sta andando bene anche se avrà bisogno di più forze, perché al momento non ha molte forze, però abbiamo già ottenuto degli ottimi risultati. In regione ho provato a proporre questa tematica e vedremo quale sarà la risposta dei cittadini, e si continuerà a lavorare su questi temi perché sono quelli che l'Europa ci indica da 12 anni e ci ha indicato ulteriormente adesso con i recovery fund del Next Generation EU.
Una sì. domanda sul referendum mi sì. piaceva fare. Parliamo quindi con una politica giovane, una politica donna, una politica che da poco tempo è entrata proprio attivamente nel mondo della politica. Questo referendum, secondo molti analisti, è una vittoria dell'antipolitica. Come lo giudichi questo 70% che si va delineando? È un 70% preoccupante, nel senso che è vero, è una vittoria dell'antipolitica. Del resto, riflettendo anche con diversi amici e colleghi, che io sono per il no, ad esempio, ho votato no e rivoterei no, perché a mio parere è necessaria una riforma del Parlamento e della Costituzione, ma questo non prevedeva una riforma, secondo me, completa. E molti dello schieramento del no parlavano dei ridicoli costi risparmiati, ed è vero, e della poca rappresentatività. Però bisogna stare attenti, in realtà noi già adesso abbiamo poca rappresentatività, poca rappresentanza, non rappresentatività, perché comunque sia i parlamentari non vengono più eletti direttamente, ma vengono scelti dal partito, e questo è un indicatore chiaro ed è un qualcosa di grave. I cittadini sono stanchi, non credono più nella politica, anche perché non sentono di essere realmente rappresentati dalla politica, soprattutto a livello nazionale. Poi questa è la mia interpretazione. Grazie Cora, davvero. Cora Fattori, in bocca al lupo. Ci risentiamo presto, grazie mille. Grazie a voi, grazie, buona serata, arrivederci. E allora adesso io direi di rifermarci, sono le 17:40 minuti in questo momento. Vi ricordo che a partire dalle 18 ci collegheremo in diretta con la sala stampa della Regione Marche per darvi tutti gli aggiornamenti, ma soprattutto ci saranno sicuramente delle interviste, Daniele. Si dovrebbe iniziare con la conferenza stampa di Gianmario Mercorelli, quindi candidato governatore dei 5 Stelle, è prevista tra le 18 e le 18:10, vediamo se saranno rispettate le tempistiche. Quindi ci rivediamo qui su Rossini TV e in diretta Facebook alle 18. E allora siamo ancora in diretta, pochi minuti alle 18. Adesso andiamo a vedere, abbiamo un problema, non abbiamo il ritorno qui in studio. Andiamo a vedere se riusciamo a farlo vedere, non lo sappiamo, i risultati, perché iniziamo ad avere i primi risultati delle elezioni regionali. È iniziato lo scrutinio infatti anche per le regionali e ci sono i primi dati ufficiali sul posizionamento delle varie coalizioni. Francesco Acquaroli è la coalizione di centrodestra con 28 sezioni scrutinate su 1576, ha raccolto per il momento il 45,99% delle preferenze. La coalizione di centrosinistra guidata da Maurizio Mangiarardi ha raccolto il 37,56% delle preferenze. Gianmario Mercorelli e il Movimento 5 Stelle sono al 9,89% delle preferenze. Sì. E poi cominciano le varie liste civiche, a partire da Roberto Mancini, che ha collezionato per il momento il 3,76%. Poi Fabio Pasquinelli con la lista per le Marche l'1,64%. Anna Rita Iannetti con la lista Libertà di Scelta allo 0,59 e poi Sabrina Paola Banzato con Vox Italia allo 0,57 e infine Alessandra Contigiani che per il momento è allo 0%. Questi cosa sono i dati? Questi abbiamo i voti proprio effettivi che per il momento sono stati contati per ogni lista e per ogni candidato. Nel frattempo sto usando il computer anche perché sì. A breve si dovrebbe connettere il esatto. candidato Mercorelli del Movimento 5 Stelle per appunto la conferenza stampa in diretta dalla regione. Per il momento però ancora vedo che non è partita, quindi continuiamo con i dati delle sezioni scrutinate per le regionali. Allora proviamo ad aggiornare la pagina, vediamo se ci sono già degli aggiornamenti. Ci sono degli 31 aggiornamenti. Sezioni adesso su 1576, Acquaroli 45,64% delle preferenze con 4.449 voti, Mangialardi 37,80 con 3.685 voti. Mercorelli, Movimento 5 Stelle, il 9,95% delle preferenze con 970 voti. E poi le civiche, Mancini con il 3,85 e 375 voti. Quindi cosa stiamo voti. Vedendo?
Questi sono appunto sì, i risultati delle liste. Cosa stiamo vedendo? Quindi un'analisi che attesta, insomma... L'analisi è sicuramente molto diversa rispetto agli exit poll che erano dati, insomma, abbiamo visto proprio in apertura di questa diretta, perché la forbice che ci raccontavano gli exit poll, insomma, parlava di una forbice diversa, di circa 12 punti di differenza tra le prime due forze, quindi la coalizione di centrodestra e centrosinistra, e in realtà ora nella pratica siamo all'incirca a 6-7 punti di distanza tra le due, tra okay. le due correnti, il che significa anche che nel momento in cui, nell'eventualità in cui la coalizione di centrosinistra e i 5 Stelle si fossero uniti per queste elezioni regionali, con i risultati attuali avrebbero vinto le elezioni e avrebbero sorpassato la coalizione di centrodestra. Antonio, vuoi farci vedere qualcosa? Sì, allora aggiorniamo anche la situazione in una regione importante, la Toscana. Sono vediamo arrivati Toscana. Anche qui i primi dati sulla Toscana e vediamo che il candidato del centro-sinistra, Eugenio Giani, è in testa con 47,45% di percentuale, esattamente 27.550 voti, rispetto alla candidata del centrodestra, Susanna Ceccardi, che è posizionata al 42,4% e quindi con 24.623 voti. Siamo insomma al limite anche qui. Siamo al limite, però ci sono 5 punti. La regione toscana era la coalizione di centrodestra ci puntava tantissimo. Era la regione sulla quale Salvini aveva impostato la sua campagna elettorale. Gli ultimi giorni è stata in Toscana e ha tentato un pochino di fare ciò che non gli è riuscito in Emilia-Romagna, quindi è una regione che però, se i dati sono confermati in linea di massima, più o meno da quello che si intuisce da questi primi numeri, probabilmente, come in Emilia-Romagna, crediamo che la Lega non riuscirà a sfondare in Toscana. E allora adesso ci colleghiamo con la sala stampa della Regione Marche, vediamo perché c'è... Sta partendo la conferenza di Gianmario Mercorelli dei 5 Stelle, candidato governatore per i 5 Stelle, proprio ora sentivamo l'audio che stava arrivando... I giornalisti non potranno scrivere le domande in chat per un problema tecnico, ma ce le formuleranno sul gruppo WhatsApp che è stato appositamente creato per queste videoconferenze in streaming. E se lei ha piacere, le dico i giornalisti presenti, che sono abbastanza, certo. Oltre ad essere anche qui in presenza in sala Leopardi. Certo, come no? D'accordo. Mi sente bene? Mi sentite bene? Sì. Sentite tutti? Ok. Dunque, sono, le dico, Manolita Scocco di TVRS, Daniele Romagna di Rossini TV, Andrea Fiano di ETV, Francesco Benigni, Ancona Today, Diego Pierluigi di Picchio News, Alice Gambacorta di Tele 2000, a Michele Romano per l'Agi, Daniele Gattucci, Maria Natalia Marquesini di MTV, Chiara Cascio di Password Magazine e Daniele Carotti per l'agenzia ANSA e buonasera Luca Patri per l'agenzia Dire. Marta Vescovi per TV Centro Marche e Martina Marinangeli per il Corriere Adriatico. Buonasera a tutti di nuovo. E cronache anconetane. Quindi non so se lei vuole fare, abbiamo 10 minuti, lo sa, siccome sono tanti giornalisti non so se tutti faranno domande, però se lei vuole fare una dichiarazione breve e poi diamo spazio subito alle domande. Ma la dichiarazione evidentemente è a seguito del risultato del referendum, una cosa che davo quasi per scontata, c'è sempre un dubbio, no? Dell'ultima ora, ma insomma evidentemente il Movimento 5 Stelle si conferma a pieno titolo forza di governo capace di interpretare le necessità degli italiani e le volontà degli italiani, perché quando si vince grosso modo, diciamo così, con un 70%, credo che si sia confermata proprio questa posizione. Tutto qua per ora. D'accordo. Allora do spazio ai giornalisti per le domande. Prego. C'è anche Andrea Verdolini. Ecco, adesso lei è in primo piano, così ci hanno richiesto il suo primo piano.
Allora, ho una prima domanda dall'AGI, Michele Romano, che dice, che chiede, il risultato del Movimento 5 Stelle che si sta profilando è sotto le aspettative? Nessun rimpianto per la mancata alleanza con il centrosinistra? Io non so se Michele Romano conosce già il risultato, io non lo conosco, quindi non posso stabilire se sia sotto o sopra le aspettative. Il discorso con la sinistra sarebbe stato probabilmente una posizione di buon senso, è la sinistra che non ha voluto discuterne, questo sia chiaro, spero che questo messaggio sia passato in maniera evidente e senza dubbi, perché noi il nostro passo per convenire sul punto comune lo abbiamo fatto, la sinistra voleva comandare senza discutere di nulla e quindi insomma sarebbe stato piuttosto inutile andare oltre. Quindi no, nessun pentimento di alcun genere, ci mancherebbe altro. Peraltro, se si dovesse confermare il dato nazionale, per carità, come parlavo di exit poll, da non discutersi più di tanto, mi riferisco anche in questo caso ad una vaghezza generale che tale è, ma se dovessero essere solamente le Marche ad essere sconfitte in maniera così marcata, è evidente che il PD era già sottoterra da un bel pezzo. D'accordo, vado con la seconda domanda. Daniele Romagna, Rossini TV. All'attuale stato delle proiezioni, più soddisfazione per il referendum o per il risultato delle regionali? Dall'attuale stato delle proiezioni. Sono costretto a riciclare parte della risposta appena data. Lo stato delle proiezioni, purtroppo, tale è una proiezione basata su una percentuale che offre pochissime occasioni per essere commentata, quindi rimaniamo nella stessa posizione. Sicuramente moltissima soddisfazione per il referendum. Per ora non ho altre domande. No? Un secondo perché... Prego. Stanno scrivendo, un momento. Scrivono tutti insieme. Sì, esatto. Anche perché poi abbiamo dei tempi un po' stretti, perché aspettano anche gli altri candidati. Certo. Stanno scrivendo tutti insieme, adesso. Grazie al cielo che riesco a concentrare molte parole in poco tempo, non avrete la stessa fortuna con gli altri, occhio e croce, se si comportano come hanno fatto fino ad oggi. Abbiamo una domanda dell'agenzia Dire, Luca Fabbri, che dice, si aspettava questa differenza tra centrodestra e centrosinistra qualora le proiezioni venissero confermate? Non mi meraviglia, i marchigiani hanno praticamente esclusivamente esperienza di sinistra al governo nelle Marche ed è evidente che concentrino tutta la propria delusione sul punire, se così si può dire, le scelte fatte dalla sinistra nei 50 anni addietro, quindi no, tutto sommato non mi meraviglia, questo peraltro va anche un po' a sostegno del fatto che qualcuno tenti sempre di attribuire a noi, no? La colpa di una sconfitta che invece così è marcatamente ed esclusivamente della sinistra marchigiana. Poi abbiamo Manolita Scocco di TVRS che sta registrando la videoconferenza e gliel'avevo detto prima, quindi poi lei la ritroverà anche su YouTube, sui canali della regione, e chiede, pensate almeno per le comunali tipo Macerata di avere un risultato migliore? E lo so, lei è collegato alle 18, quindi comunque sulle proiezioni. Io purtroppo mi sento un po' in difficoltà perché non vorrei deludervi nelle risposte. Mi dispiace anche rimanere un po' su questa posizione, ma cosa posso dirvi di preciso? Io di Macerata letteralmente al momento non ho alcuna informazione, quindi delle comunali su Macerata non ho veramente neanche un'idea di quale siano le percentuali in gioco. Quindi trovo estremamente difficile, anzi trovo sostanzialmente impossibile rispondervi. Non, ripeto, mi spiace deludervi, ma così è.
D'accordo, noi dobbiamo chiudere, salutarla e ringraziarla della sua disponibilità. Grazie a voi per la disponibilità. Buonasera. Arrivederci, buonasera, saluti a tutti. E allora, questo è un po' la prima analisi di Mercorelli, candidato a 5 Stelle, insomma soddisfatto del referendum a livello nazionale, non si aspettava invece un risultato di queste proiezioni per quanto riguarda il centrodestra nella Regione Marche. Abbiamo un aggiornamento. Degli aggiornamenti, sì, Antonio, degli vediamo. Aggiornamenti sempre la Regione Marche, quindi sì. Sempre sul sito della Regione Marche ufficiale. Sezioni scrutinate sono 45 su 1578, ingrandiamo la pagina che tutte le volte sì. Si rimpicciolisce. Allora, Francesco Acquaroli abbiamo 7.010 voti per un 45,93% di percentuale. Maurizio Mangialardi 5.832, 38,21%. Gian Mario Mercorelli, che abbiamo appena sentito in conferenza stampa, 1.442 voti e 9,45% in percentuale. Roberto Mancini 564 voti, 3,69. Fabio Pasquinelli 244 voti, 1,6%. Sabrina Paola Vanzato 83 voti, 0,54%. Anna Rita Iannetti 82 voti, 0,54%. Alessandra Contigiani 7 voti, 0,05%. Ok, invece con Daniele guardiamo i partiti. Esatto, sono già usciti infatti le prime percentuali anche per quanto riguarda le preferenze dei partiti. Sì. Il primo è il Partito Democratico nella Regione Marche con una percentuale del 25,96% e 3.356 voti. Subito a seguire, a circa 3 punti di distacco, c'è la Lega con il 22,68% delle preferenze, sì, e 2.933 voti. Terzo partito, Giorgia Meloni e per Acquaroli appunto Fratelli d'Italia con il 17,87% e 2.311 voti. Quindi nella top 3, diciamo, dei partiti più votati nelle Marche, la seconda e la terza posizione sono entrambe delle coalizioni di centrodestra e sono all'incirca 5 punti di differenza appunto tra la Lega e Fratelli d'Italia. Quarta posizione per il Movimento 5 Stelle con l'8,20% delle preferenze e poco più di 1.000 voti. In quinta posizione la terza forza per voti della coalizione di centrodestra, quindi Forza Italia, con il 4,56% delle preferenze e 589 voti, e poi la Prima Lista Civica, che vediamo appunto in questo settore di preferenze, Dipende da noi, lista di Roberto Mancini, il 3,43% di preferenze e 443 voti. A seguire Italia Viva, 3,21% e 415 voti, e poi a seguire si andranno a comporre tutte le liste che fanno parte delle coalizioni, esatto, le liste civiche. Allora, poi ci ricollegheremo con la sala stampa, la sala stampa appunto della Regione Marche, con prossime dichiarazioni di prossimi candidati. Intanto vi vogliamo rimostrare un servizio, il numero 6, un servizio che racconta appunto tutti i candidati a confronto in questo incontro che avevano fatto, dove esattamente, Daniele? Nella sede della Camera di Commercio, tutti e 8 i candidati governatori presenti si sono appunto sottoposti alle domande dei giornalisti. C'è stato questo primo e unico, credo, confronto 8, unica volta in cui si sono riuniti tutti e 8. Sì. Allora lo vediamo. Noi crediamo che la nostra regione abbia ancora molto a raccontare, che c'è una crisi, lo si coglie da tanti fattori, ma restituendo alle istituzioni un ruolo di coinvolgimento dei territori e un ruolo di programmazione con una grande visione, noi possiamo recuperare quella che era la nostra grande competitività in termini soprattutto che riguardano l'occupazione e il lavoro per i giovani, in termini di restituzione dei servizi ai territori danneggiati, e penso alla sanità e al trasporto pubblico locale,
in termini di competitività sotto il punto di vista del turismo, di programmazione di realizzare le infrastrutture necessarie per superare l'isolamento che noi viviamo e soprattutto una dignità forte ai territori colpiti dal sisma che a 4 anni da quel drammatico evento ancora non vedono ripartire neanche la ricostruzione privata oltre che quella pubblica. Tutte queste sfide devono essere fatte nel segno della dignità e dell'orgoglio di un territorio che era un sistema associato alle migliori regioni italiane e che oggi la Comunità Europea definisce in transizione. Questo è un elemento che noi non possiamo accettare e ci batteremo per fare della nostra regione una regione ancora forte. Vox Italia Marche è un partito nuovo che si posiziona in maniera esattamente opposta alla falsa e vecchia politica del centro-sinistra, alla falsa opposizione del centrodestra e alla falsa antipolitica del Movimento 5 Stelle, oggi stampella del PD. Noi crediamo che sia necessario porre le basi per un nuovo processo storico completamente opposto e diverso da quello portato fino ad oggi. Basta con le vecchie ricette, abbiamo sotto gli occhi di tutti quello che è stato il governo degli altri partiti. Bisogna riuscire a uscire da queste logiche, da queste visioni che ci hanno portato alla distruzione. È necessario fare un nuovo tavolo costituente in cui possiamo sederci da cittadini, tanti, organizzazioni tante, ricche di risorse che noi siamo certi di poter mettere a regime. Riconquistare l'Italia, appunto, alla lista del Fronte Sovranista Italiano, siamo il partito della Costituzione del 48, siamo per l'uscita dell'Unione Europea perché abbiamo preso la consapevolezza che i 30 anni di Unione Europea ci hanno portato a crescita zero, ci hanno portato a una condizione di schiavitù nei confronti di questo mercato unico, grande, che però non tutela i cittadini, non tutela le imprese, ci impedisce di fare politica economica per i cittadini, quindi ci ha tolto la sovranità popolare, la sovranità nazionale. Per poter fare effettivamente economia, per poter fare politica industriale, noi assolutamente dobbiamo recedere all'Unione Europea. Ovviamente in un contesto regionale questo non è possibile, ma noi ci batteremo per la socialdemocrazia, per i cittadini, ci batteremo perché la nostra regione acquisisca sempre più competenze, sempre più potere nel dialogo con il governo centrale e nel dialogo con il sovranazionale. Quindi faremo una scelta per la socialdemocrazia nel rispetto della sovranità popolare di tutti i cittadini. È un movimento che vuole portare un metodo diverso nella politica regionale, incrociandolo con le tre priorità di fondo per una regione che possa rinascere e che oggi è ferita. La prima, la ricostruzione e il riequilibrio complessivo dei territori dopo il terremoto e dopo anche lo squilibrio che c'è tra la costa, le zone collinari e le zone appenniniche. Secondo, la sanità e i servizi sociali, invertendo la tendenza alla privatizzazione, una sanità pubblica diffusa nel territorio, efficiente, dei servizi che siano attenti alla fragilità delle persone che più fanno fatica. Terzo, una regione che fa coordinamento per una politica del lavoro, della moltiplicazione di veri posti di lavoro e che lo faccia in una chiave ecologica di tutela dell'ambiente, dei beni comuni, dell'acqua, dell'aria, della salute, in modo che l'ecologia diventi un po' una chiave effettivamente di rinascita, di tutela dei diritti delle persone e della natura che ci ospita nelle Marche, che effettivamente è così bella, ma richiede una politica che sia all'altezza. Per raccontare il futuro e la visione di questa regione, che è fatta di tante potenzialità che sono state bloccate da una serie di vicende, dalla crisi economica alle banche al terremoto, ma che il centro-sinistra con il presidente Mangialardi possono essere rilanciate perché sappiamo dove prendere le risorse, che sono l'elemento indispensabile. Penso per la nostra sanità, i miliardi che arrivano dal MES che servono per fare nuovi ospedali e medicina del territorio. Penso alle risorse del Recovery Fund, 8 miliardi per rispondere alle infrastrutture, quelle più importanti, dall'autostrada alla
Fano Grosseto e poi risorse invece per la viabilità minore per le nostre province. Una regione che diventa attrattiva, una regione che può facilitare gli investimenti con la semplificazione, una regione che è in grado attraverso anche una sinergia con le nostre università di trattenere i nostri giovani e fargli esprimere al meglio in questo meraviglioso territorio. Siamo qui alla Loggia dei Mercanti, invitati da Union Camere, dalla Camera di Commercio delle Marche. Abbiamo appena terminato questo confronto che secondo me ha reso estremamente evidente uno dei miei temi principali, che è quello dove io sostengo che la politica parli un'altra lingua rispetto alle associazioni, rispetto agli ordini, rispetto al popolo, alle persone. Abbiamo visto tantissimi racconti di se stessi, abbiamo visto tantissime lezioni di vita e abbiamo visto pochissimo interesse per le domande che l'Union Camere ci ha posto. Io ho cercato di rispondere a quelle, credo che questo sia un po' il tema principale. I partiti o anche i recentissimi movimenti usciti negli ultimi secondi praticamente, hanno molto interesse a raccontarsi ma pochissima volontà di interagire. La lingua che si parla tra la politica e questi altri movimenti e la realtà che ci circonda è un'altra. Non è una lingua comune, invece bisogna parlare una lingua comune, bisogna sforzarsi, ma non sforzarsi, bisogna essere logicamente complementari a queste realtà. Io ritengo che noi siamo di fronte a una crisi molto molto pesante e che stiamo sottovalutando ed è probabilmente già per la fine dell'anno vedremo degli effetti duri. E se siamo troppo ottimisti e non ci preoccupiamo invece di invertire la rotta, io credo che rischiamo di avere delle brutte sorprese, che è essenzialmente da un lato una crisi di sovrapproduzione stabile e strutturale e dall'altro una crisi anche di competizione internazionale. Non possiamo non vedere come la globalizzazione, l'idea della globalizzazione stia entrando in crisi, perché noi vediamo degli attori nazionali, delle grandi potenze geopolitiche che sono in scontro, in guerra commerciale tra loro, e questo è lo scenario internazionale. Per questo io come candidato di una forza comunista ci tengo a parlare non solo di lavoratori ma di produttori, perché oggi noi dobbiamo fare sistema. Di fronte a questa situazione internazionale, globale, di fronte a questa competizione sfrenata, noi abbiamo bisogno di strutturarci e per questo bisogna guardare a quelli che sono oggi la classe lavoratrice. Noi abbiamo idea che la salute dell'essere umano sia un sistema complesso e che questo sistema complesso non sia rappresentato dalle comuni conoscenze e la verità che viene detta in televisione sulla salute delle persone. Le persone hanno una salute complessa, deriva dall'ambiente e l'ambiente in tutte le sue accezioni possono modificare la salute delle persone. Quindi noi abbiamo una cura della vita e ci occupiamo di tutto quello che è necessario per sostenere la vita. E adesso ci colleghiamo in diretta con Marco Cadeddu che assieme a Nicola Baiocchi nella sede sua elettorale. Vai Marco. Sì, siamo in diretta da Via Marsana nella sede di Fratelli d'Italia, il comitato elettorale di Nicola Baiocchi, qui al mio fianco, viso stanco, tirato, però sta abbozzando un sorriso. Sì, no, dai, siamo comunque contenti dello sforzo che abbiamo fatto e della campagna elettorale che abbiamo fatto. Adesso aspettiamo di vedere le proiezioni per dare dei risultati un pochino più chiari, perché ancora non c'è nulla da festeggiare, dobbiamo solo aspettare, andare avanti e aspettare gli spogli. Nicola, lo spoglio qui a Pesaro come sta andando? Mi hai già anticipato qualche piccolissima soddisfazione? Sì, ci hanno comunicato dei seggi delle cose positive, adesso aspettiamo i dati ufficiali, gli spogli ufficiali. Però sicuramente dei siti dove stiamo andando molto bene con degli ottimi risultati. Te l'aspettavi questo inizio di giornata così?
Sicuramente avevamo delle ottime sensazioni, ancora ripeto presto perché dobbiamo fare delle valutazioni di quei dati concreti, però siamo, per ora siamo soddisfatti. Aspettiamo di vedere tutto. Hai sentito Francesco Acquaroli? No, ancora no, l'ho sentito questa mattina, un minuto, era molto occupato, quindi ho detto che ci risentivamo stasera. Allora, al prossimo collegamento con altri aggiornamenti. E allora grazie mille, ci ricollegheremo insomma più avanti. Intanto Daniele, andiamo a vedere i voti e i partiti a Pesaro. Esatto. Come sono andati a Pesaro, quindi nel comune di Pesaro o nella provincia? Sono le prime 15 sezioni scrutinate su quelle, sulle 405 della provincia di Pesaro Urbino, e il primo partito nella provincia di Pesaro e Urbino è la Lega. Lega che ha ottenuto una percentuale del 27,06% con 753 voti. Subito a seguire il Partito Democratico, che però è staccato di circa 8 punti perché per il momento, quindi ricordiamo sempre per il momento, sì, sulle 15 sezioni scrutinate, che diciamo sono ancora poche sulle 405 totali, però danno una prima idea. Il Partito Democratico ha raccolto il 19,73% delle preferenze con 549 voti. E poi abbiamo in terza posizione, così come a livello regionale avevamo visto, Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni, che è staccato dal PD di poco più di un punto perché ha raccolto il 18% delle preferenze della percentuale e 501 voti. E poi in quarta posizione ancora un partito della lista del centrodestra, perché c'è Forza Italia con il 9,49%, una percentuale del 9,49% e 264 voti, che sorpassa il Movimento 5 Stelle, che a Pesaro si attesta al 7,51%. E allora, visto che avete anche voi a casa votato i vostri candidati, andiamo a vedere le preferenze, partendo proprio dalla Lega, che al momento insomma è prima. Esattamente, Emanuela. Rispetto alle sezioni chiaramente analizzate fino adesso. Esattamente, entriamo nel merito proprio grazie al sito della Regione, che ci dà le preferenze in tempo reale. Vedete, nella Lega Salvini Marche abbiamo 25 preferenze per Mirko Carloni, stiamo riferendoci alla provincia di Pesaro Urbino, sì, naturalmente, quindi sì, siamo nella nostra provincia. 25 preferenze per Mirko Carloni, 15 per Luca Serfilippi, 5 per Giorgio Cancellieri, 5 per Giovanni Dall'Asta, Lorella Marchegiani ne ha 4, Francesca Tricca 2, Francesca Fedeli 0. Andiamo a vedere la Giorgia Meloni per Acquaroli, Fratelli d'Italia. Nicola Francesco Baldelli, 107 preferenze. Tantissime finora, ecco, quello che ha avuto più preferenze. Esatto, un plebiscito. Nicola, sì, Baiocchi, che abbiamo appena sentito in diretta grazie a Marco Cadeddu, 17 preferenze. Francesco Cavalieri, 3. Maria Mencarini, detta Mariella, 2. Giorgio Mocchi, 1. Nessuna preferenza per Federica Battazzi e Carla Nicolini. Per il momento, chiaramente. Esatto, andiamo per a vedere il momento. Forza Italia. Andiamo a vedere Forza Italia. Berlusconi, Civici per le Maschere. Sempre per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino, certo, i seggi analizzati quanti sono al momento? Le sezioni sono 15 su 405. Allora, okay. Stefano Aguzzi, 8 preferenze, Pierugo Boni, 7 preferenze, Elia Rossi, 1 preferenza, Lara Ottaviani, 1 preferenza, Raffaella Benelli, 1 preferenza, 0 preferenze per Davide Fabrizioli, detto Cioli, e Francesca Maffei. Trasferiamoci, io direi, nell'area di centrosinistra. Sì. Allora, innanzitutto questa percentuale, pensate, la percentuale di Francesco Acquaroli è del 53,69%, della coalizione di sinistra Pesaro Urbino del 33%. Quindi è un risultato che è addirittura molto peggiore per la coalizione di centrosinistra rispetto a quello che poi è stato a livello, sì, regionale. Nel Partito Democratico Andrea Biancani ha raccolto 38 preferenze, Micaela Vitri 18, Renato Claudio Minardi 7, Monica Scaramucci 6, Stefano Ridolfi 5, Emanuela Orciari 1, Daniele Tagliolini 1. Scendiamo su Italia Viva, che si è presentata con Federico Talè, assessore attuale della Regione Marche, che ha raccolto 45 preferenze, Maria Grazia De Carolis 10, Boris Rapa 1, Serena Biagini 1, Simonetta Giubilaro, Lucio Venerucci, Elzbieta Alicia Patanowska, detta Elisabetta, hanno 0 preferenze. Vediamo anche Rinasci Marche. Sì, perché i dati comunque sono interessanti. Sabrina Santelli 17, Gianluca Carrabs 5, Maria Rosa Conti 1, Adrio Marini 1,
Cora Fattori, che anche lei abbiamo sentito poco fa in diretta, Pierpaolo Loffreda e Anna Valentini, zero preferenze. Quindi andiamo a vedere il Movimento 5 Stelle, sì. Può essere interessante perché comunque parliamo di una coalizione importante. Marta Carmela Raimonda Ruggeri, 5 preferenze. Scieva Scozza Fava, una preferenza. Zero preferenze per gli altri 4 candidati, per Luigi Ferraro, Filippo Villanelli, Monica Melchiorri, Samuela Melini. E adesso invece con Daniele andiamo a vedere gli aggiornamenti per quanto riguarda la regione, quindi il sentiment della regione, quello che sta regione, accadendo. Si arrivano a 76 le sezioni scrutinate sulle 1576 totali. Francesco Acquaroli ancora in netto vantaggio con il 45,35% delle preferenze e oltre 11.000 voti assegnati. Maurizio Mangialardi al 39,59 con 10.270 voti assegnati e poi in terza posizione come prevedibile il Movimento 5 Stelle all'8,91% con 2.311 voti. Sappiamo già quale sarà il prossimo candidato a collegarsi dalla sala stampa della regione? Il prossimo candidato dovrebbe essere Roberto Mancini per la Civica Dipende da Noi, dovrebbe essere l'ultimo collegamento previsto per ora dalla sala stampa. A che ora circa si collegherà? Dovrebbe essere questione di minuti, appena lo vedo online ti chiedo la linea così lo mandiamo in onda. Allora, io direi adesso di mandare in onda un altro servizio dedicato al Vox Populi, il servizio che abbiamo realizzato questa mattina, dove abbiamo intervistato, Daniele Sacchi ha intervistato le persone che erano appena uscite dai seggi elettorali e quindi abbiamo catturato qualche commento in questo servizio 2 di Vox Pop. Si vota per una regione particolare dopo tutte le dinamiche legate al Covid, c'è non so, area di cambiamento, c'è voglia di riprendere un discorso su alcune cose che sono state fatte e che si possono fare meglio, come la vedi? Sì, sicuramente l'area di cambiamento c'è, il periodo è quello giusto perché il Covid a mio parere sta un po' accelerando questo percorso, questo periodo di cambiamento e quindi diciamo che sono fiducioso, ecco. Previsioni su come andrà? Direi bene, sono molto fiducioso, andrà bene. Premetto che quello che si vota poi non si sa mai come può ragionare, però dal momento che c'è una regione ci vorrebbe qualcuno che gli dia una dritta. Potrebbe essere importante, non lo so, ma io ho imparato che da molto tempo che non sia mai quello che uno ha avuto in previsione di avere, né che cambia tanto in poche parole, ha detta la pesarese. Io è dal 68 che voto, devo dire che le aspettative sono state sempre tante, ma la riuscita molto poco. C'è anche il referendum, ci vogliamo sbilanciare su un parere su questo o anche sulla preferenza, visto che è al 50%? Anche sul referendum, io il referendum che c'è adesso. Io so già a chi dovrei dare la preferenza, ma per il momento lo dirò quanto sarà il momento più vicino. Mi prendo un tempo di riflessione. È un'ottima idea, perché si risparmiano milioni di euro mandando a casa della gente e che poi quei soldi servono allo Stato. Perché non so, sono 60 milioni di euro, quante mi sembra che sia quella cifra lì. Quindi per referendum va bene la riduzione. La regione è in un momento particolare, c'è stato il coronavirus, si spera che non dobbiamo di nuovo farci i conti, quindi tante tematiche particolari. Cosa si aspetta da questa elezione? Da questa elezione non lo so se cambia niente, perché se al posto di Ceriscioli fanno Mangialardi, non so se cambierà molto, capito? Io sono dell'avviso che bisogna cambiare. Previsioni su come andrà? Però è dura, perché probabilmente qui è sempre stato della ex DC, diciamo, ex PC, per cui sicuramente ancora una volta sfonderanno quelli del Partito Democratico. Secondo me è molto importante, perché è un diritto che abbiamo e dobbiamo esercitarlo, sia per quanto riguarda il referendum, dove è molto importante che noi tutti cittadini diamo la nostra opinione e esercitiamo il nostro diritto di voto, ma anche per le regionali, perché poi è importante vedere chi ci governerà.
Previsioni su come andrà? Non lo so. Sulla regione c'è esigenza di cambiamento, c'è qualcosa che... Scusa, secondo me un po' di esigenza di cambiamento sì, ci sarebbe. Referendum, ci vogliamo sbilanciare sulla preferenza, visto che è al 50-50? Io spererei verso un esito favorevole, però poi vedremo cosa decidono tutti gli altri. Il voto è l'espressione civile e civica che abbiamo per dimostrare la nostra partecipazione allo Stato e pubblica. In merito alla regione, ritengo che alcuni cambiamenti vadano fatti, nel senso che bisogna un pochino rivalutare tutto il centro, le zone montane che sono state un attimino lasciate in disparte. Lo dico perché, essendo una cagliese di terza generazione, ci tengo molto, perché diciamo che i nostri territori sono stati un attimo, come dire, dimenticati dei pauperati. In merito alla Costituzione, ritengo che ci siano degli organi competenti a definire cosa sia giusto o sbagliato sulla Costituzione stessa. In più ritengo che dobbiamo essere rappresentati anche in Europa, ovunque, con un certo numero di figure che rappresentino e pensino come obiettivo, diciamo, unico quello del bene della nazione e dei cittadini. Abbiamo già fatto errori in passato, in referendum antichi, tipo l'87, dove decidemmo di abrogare il Ministero dell'Agricoltura, poi adesso ne stiamo pagando parecchio i danni, secondo me, e quindi ritengo che ci sia l'importanza, insomma, ecco, di partecipare alle votazioni è fondamentale, quindi speriamo che anche i miei figli si siano avvicinati al voto, perché i giovani soprattutto sono il nostro futuro, devono capire l'importanza. Previsioni su come andrà? Ah, questo non lo so, vedremo poi nel pomeriggio, non lo so. Da quello che ho sentito ieri, comunque l'affluenza non è poi così, come dire, eccessiva, però adesso speriamo. Forse gli italiani ci siamo forse un attimo, come dire, demotivati, avremo bisogno di figure politiche che un attimino riprendano in mano il sentire proprio dell'importanza della cultura civica, della cultura politica. Non si fa più politica come un tempo. Io mi ricordo i miei genitori in casa negli anni 70-80, quando era il periodo di votazione, c'erano i comizi con gli amici dentro casa, nei salotti. Adesso non se ne parla più, i ragazzi non sono abituati più a sentire politica. Di qualsiasi fazione noi vogliamo parlare, perché sia chiaro, c'è il libero arbitrio. Però questo manca, secondo me va ripreso. E questa sensazione di questa signora intervistata chiaramente si riferiva a questa mattina. In realtà i dati che stiamo analizzando confermano che invece c'è stata molta affluenza alle urne, tanti marchigiani hanno votato, così come tanti cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Stiamo seguendo in diretta i dati, e allora c'è una novità? C'è una novità sempre per quanto riguarda la circoscrizione di Pesaro e Urbino. Il Partito Democratico è primo partito in questo momento, infatti ha sorpassato la Lega e la percentuale è del 26,07%, subito a seguire quindi la Lega 25,42%, uno scarto proprio di poco più di mezzo punto, direi. Terza forza, Fratelli d'Italia con il 17,83%, e poi ancora Forza Italia e Movimento 5 Stelle. Comunque nella provincia di Pesaro Urbino al momento si stanno contendendo, no? Vediamo che c'è un po' Lega, esatto. Partito Democratico e Lega. Andiamo a vedere anche i risultati della Lega, perché iniziano ad essere davvero consistenti nella provincia di Pesaro Urbino. Vediamo. Significative. Allora, le preferenze, Mirko Carloni è con 50 preferenze, ingrandiamo lo schermo. Mirko Carloni 50 preferenze per la Lega, poi dopo spostiamoci sulla Giorgia Meloni per Acquaroli, Fratelli d'Italia, Francesco Baldelli 110 preferenze, Nicola Baiocchi 50, okay. Forza Italia abbiamo 15 preferenze per Pierugo Boni, trasferiamoci poi sul Partito Democratico, il Partito Democratico Andrea Biancani 114 voti, Michela Vitri 61, Andrea Biancani quindi in questo momento è in realtà il più votato della nostra provincia. Andiamo ai 5 Stelle, Movimento 5 Stelle, dove Marta Carmela, Raimonda Ruggeri con 11 preferenze è la più votata dei 5 Stelle.
E allora noi ci ricollegheremo con voi intorno alle 19, anzi alle 19 quasi in punto, ricollegatevi su Facebook, chiaramente invece voi che state guardando Rossini TV sul canale 633 Digitale Terrestre, non cambiate canale, restate con noi perché continuano gli aggiornamenti, ma soprattutto nei crawl vedrete gli aggiornamenti in tempo reale dei candidati appunto a governatori della Regione Marche. Quindi ci ritroviamo alle 19. Eccoci tornati in diretta, buon pomeriggio, buona serata a tutti voi che state guardando Rossini TV e un saluto anche a coloro che ci stanno guardando in diretta Facebook. Ci colleghiamo con Marco Cadeddu a Villa Fastigi, siamo alla scuola Gramsci. Ciao a tutti con Giovanni Dall'Asta. Sì, buonasera, ben ritrovati a tutte le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori. Siamo con Giovanni Dall'Asta, capolista della Lega qui a Pesaro, rappresentante chiaramente del partito di Salvini. Come sta andando il tuo voto personale? Cominciamo da questa domanda. Il mio voto personale, diciamo che è un po' presto, comunque diciamo sto lottando per il secondo posto. Medaglia d'argento, chiaro, è un po' presto perché hanno scrutinato solo alcune sezioni di Pesaro e qualcosa dell'entroterra e qualcosa anche a Fano, però mancano ancora troppi seggi da spogliare, quindi bisogna che attendiamo. Comunque siamo per ora soddisfatti del risultato. Allora sicuramente il voto per il centrodestra sta premiando Acquaroli e per il tuo partito invece Zaia in Veneto sta facendo un colpaccio clamoroso, ma ce lo aspettavamo tutti. Sì, beh, Zaia in Veneto sappiamo che è forte. È un governatore capace della Lega che ha saputo dare risposte in momenti difficili e quindi molto amato, e il Veneto lo vota, quindi non c'è nessun problema, voglio dire, Zaia è la Lega, quindi è Salvini e siamo tutti noi. Giovanni, visto che Rossini TV sta commentando il voto a livello nazionale, sì. La Ceccardi in Toscana se la batte? La Ceccardi se la batte, era partita in vantaggio, adesso si era ridotto, diciamo, addirittura era andata sotto, stiamo vivendo, cioè, un minuto dopo un minuto lo spoglio, vediamo, speriamo, la Ceccardi è una donna forte, una politica forte, potrebbe farcela. Ultima battuta sul referendum. Sì, ma era abbastanza deducibile vincesse sì e forse anche auspicabile, il voto del no era, diciamo, per gli addetti del settore, chi si intende, diciamo, di tecnicismi della politica, non era facile spiegare perché votare no, anche se aveva le sue ragioni valide. Ha vinto sì, ben venga il taglio dei parlamentari, e i territori avranno un po' meno rappresentanza, il risparmio sarà relativo, c'è i pro e i contro, ha vinto sì, è democrazia e quindi non possiamo dire niente. Senti, Di Maio era felicissimo per questo risultato, ma poi il suo partito a livello regionale è stato sbriciolato. Sì, prima mi ha chiamato un amico, io non riesco a vedere tutto, quindi mi diceva che Di Maio stava esultando, però io gli ho detto Di Maio dovrebbe aspettare il risultato delle regionali, perché guardando lo spoglio qui di un seggio a caso ho visto il suo partito in serie difficoltà, quindi questa cosa avrà delle ripercussioni secondo me sulla dirigenza del Movimento 5 Stelle. Senti, adesso veramente l'ultima domanda, ma sono molto curioso, siamo a Villa Fastigi, la Stalingrado di Pesaro, si sta riconfermando l'Unione Sovietica anche qui? Ma Villa Fastigi, sì, la Stalingrado una volta, perché adesso il voto è abbastanza frazionato, è diviso in tre poli, diciamo la parte vecchia ancora molto legata al Partito Democratico, la parte di Via Chilli è legata al centrodestra e la parte della bioarchitettura, diciamo, dei fabbricati nuovi era grillino, adesso è diviso tra PD e centrodestra. Ecco, ringraziamo Giovanni per questa nuova divisione territoriale di Villa Fastigi che ci mancava. Al prossimo collegamento. Grazie. Grazie mille a Giovanni, grazie a Marco. Allora adesso, Daniele, andiamo a vedere i nuovi aggiornamenti per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino. Andiamo a vedere subito gli ultimi aggiornamenti e ci spostiamo quindi subito nella nostra provincia. Sono state scrutinate 42 sezioni su 405 presenti. È un testa a testa, Lega e Partito Democratico si alternano come preferenze, insomma, come partito nella nostra provincia. In questo momento
dopo che avevamo trovato in prima posizione il Partito Democratico, vediamo che ora in prima c'è la Lega, 26,24 la percentuale con 2.572 voti, il Partito Democratico subito sotto con il 26,19% e i voti 2.567, quindi neanche 10 voti di distacco rispetto alla Lega. Terzo, come già annunciato prima, rimane Fratelli d'Italia stabile intorno al suo 17% e 1.664 voti. Andiamo a vedere anche le preferenze per quanto riguarda i candidati al Consiglio regionale. Per la Lega il primo è Mirko Carloni con 185 preferenze, poi Luca Serfilippi 67, Giovanni Dall'Asta, appena intervistato, attualmente è terzo con 55 preferenze. A seguire poi tutti gli altri, chiude ad esempio Lorella Marcheggiani che di preferenze per il momento ne raccolte 18. Andiamo su quelle relative al Partito Democratico. C'è Andrea Biancani che è il primo, direi, in provincia per numero di preferenze, perché siamo attualmente a 567 voti raccolti. Subito dopo Micaela Vitri 284 e poi in terza posizione Stefano Ridolfi 190, Monica Scaramucci 147, Renato Claudio Minardi 85, poi Daniele Tagliolini, l'ex presidente della provincia di Pesaro e Urbino, 38 preferenze, Emanuela Orciari chiude la lista con 9 voti. Fratelli d'Italia, andiamo a vedere le preferenze anche qui, ancora Baldelli in prima posizione 195 preferenze, ma recupera e si avvicina di molto Nicola Baiocchi, siamo infatti a 187 voti registrati, e poi Giorgio Mochi con 63 e chiude per il momento Carla Nicolini che di preferenze ne ha registrate 6. Andiamo a vedere anche l'ultima parte della coalizione di centrodestra, Forza Italia. Il primo attualmente è Elia Rossi con 62 preferenze, poi c'è Stefano Aguzzi con 42, chiude Francesca Maffei che per il momento ne ha raccolte 5. Chiudiamo con il Movimento 5 Stelle. Samuela Melini per il momento è la candidata che ha registrato più preferenze, sono 39, e invece a chiudere Filippo Villanelli che ne ha raccolte attualmente 2. Ricordiamo che sono sempre dati ancora molto parziali, perché le sezioni sono 42 su 405, ne mancano ancora tante, quindi siamo ancora... Infatti non sappiamo se vi seguiremo fino all'elezione del candidato, l'elezione certa, perché non sappiamo esattamente in che orario noi avremo dei risultati certi. Chiaramente questa sera la nostra edizione del telegiornale delle 19.40 salta, perché continuiamo a darvi aggiornamenti. Ad esempio nella prossima ora ci collegheremo con un'altra volta con Ridolfi, siamo ancora a Villa Fastigi per vedere un po' le sensazioni. Intanto voglio farvi vedere questo servizio che abbiamo registrato nella sede di Confindustria, dove a parlare di quello che si vuole da questa regione sono state le associazioni di categoria. Vediamo. La sede di Confindustria Pesaro Urbino ha ospitato questa mattina i candidati alla presidenza della Regione Marche in vista delle prossime elezioni per presentare bisogni e priorità del territorio formulati dalle associazioni di categoria che hanno organizzato l'incontro. 8 i punti essenziali, tra cui il tema legato alle infrastrutture e alla burocrazia, del documento unico firmato da Confindustria, CIA, CNA, Confagricoltura, Confartigianato, Confesercenti, Copagri e LegaCop, a cui i candidati governatori hanno presentato soluzioni e proposte del proprio programma elettorale. Oggi presentiamo un documento ai candidati alle regionali, alle politiche regionali, un documento che è frutto di un lavoro fatto con tutte le associazioni di categoria. Noi come associazioni del nostro territorio ci incontriamo già periodicamente per analizzare quelle che sono le problematiche del nostro territorio e soprattutto dare indicazioni e dare soluzioni per la ripresa economica del nostro territorio. Sono tutti temi condivisi, tutti i temi sono cari a far sì che questo territorio porti sviluppo e soprattutto un rilancio della nostra economia che cercherà di recuperare quei punti di PIL persi. Le infrastrutture sono la base di un paese avanzato. Di conseguenza riteniamo che siamo rimasti un po' indietro per essere competitivi. Non solo le infrastrutture, c'è una burocrazia che ci rende
poco competitivi nelle attività, nella concorrenza. Ecco, il territorio, noi chiediamo che anche le amministrazioni si avvicinino di più a comprendere quelli che sono i bisogni dell'impresa e ci aiutino a rilanciare. Non sono aiuti economici che chiediamo, ma sono aiuti per rendere più snella le attività e essere chiaramente più competitivi. Il credito sarà fondamentale, garantire liquidità alle nostre imprese in un contesto economico così complesso, quindi ai candidati chiederemo impegni concreti e seri in tema di credito, di liquidità, di un ruolo importante delle banche nella regione Marche e mettere al centro dell'impresa, perché l'impresa in questo momento ha necessità di liquidità, di garanzie, di serenità, liquidità anche in tempi veloci, bandi a portata anche di piccola impresa, bandi importanti a cui possono accedere tutti, che danno contributi e un futuro a questa regione. E allora adesso invece andiamo a vedere nel sito della Regione Marche i dati per quanto riguarda appunto la regione e le sezioni scrutinate. Esatto, li vedete comunque sempre in sovraimpressione i dati aggiornati in base appunto alle sezioni scrutinate, che attualmente sono 188 su 1576. Primo Francesco Acquaroli con il 47,23% delle preferenze e 32.500 voti assegnati. Subito dopo Maurizio Mangialardi con il 38% delle preferenze e 26.000 voti. Terzo il Movimento 5 Stelle con Gianmario Mercorelli candidato governatore, 8,98% la percentuale e i voti assegnati sono 6.182. A seguire tutte le liste civiche, la prima di queste è quella di Roberto Mancini, dipende da noi, che ha collezionato attualmente il 3,14% e oltre 2.000 voti. Vediamo adesso sugli altri siti dei quotidiani come stanno andando le altre regioni, i risultati, ancora provvisori chiaramente. Esatto, siamo sul Corriere della Sera e andiamo subito in Toscana, dove c'è un netto vantaggio, secondo Corriere della Sera, del candidato di centrosinistra rispetto a quello di centrodestra, quindi Gianni ha collezionato il 47,2% delle preferenze, mentre la Ceccardi, appunto la candidata del centrodestra, il 40,8%, e poi il Movimento 5 Stelle con Galletti che si ferma al 7%. In Puglia, Michele Emiliano per il centrosinistra il 46,1%. Invece Fitto del centrodestra il 37,7%. Movimento 5 Stelle in Puglia raccoglie un po' più voti rispetto alla situazione toscana, siamo infatti all'11,9%. In Veneto abbiamo sentito ora Giovanni Dall'Asta che ce l'ha confermato nel collegamento insieme a Marco Cadeddu. È schiacciante, senza ombra di dubbio, la vittoria del governatore uscente, poi che sarà ovviamente riconfermato, Luca Zaia, per il centrodestra il 74,5% delle preferenze e invece per il centrosinistra Lorenzoni è al 16,6% e il Movimento 5 Stelle si ferma al 3,6%. Liguria, Toti per il centrodestra 52,8% di preferenze, Sansa del centrosinistra del Movimento 5 Stelle, in questa regione c'è alleanza infatti fra la coalizione di centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, ma non basta comunque raggiungere il candidato per il centrodestra perché Sansa si ferma quindi al 41,3% e poi la lista civica Massardo 2,8%. Poi abbiamo le Marche. I risultati delle Marche che però non sono ancora aggiornati rispetto a quelli che abbiamo noi. Abbiamo visto, vedete in sovraimpressione, insomma, quelli aggiornati. Campania, Vincenzo De Luca per il centro-sinistra il 67%. Anche qui notevole il distacco. Caldoro per il centro-destra il 19,2% delle preferenze. Il Movimento 5 Stelle con Ciarambino che è vicino al 10%. Chiude la Valle d'Aosta dove c'è appunto la Lega al 20-24% e poi a seguire questa lista composta da diversi civici al 13-17% e infine Fratelli d'Italia tra l'8 e il 10%. E allora adesso ci rifermiamo qualche istante, ci ritroviamo a inizio ora, quindi intorno alle 20 per darvi altri aggiornamenti. Buona serata, eccoci tornati in diretta, abbiamo con noi Andrea Biancani. Andrea, buonasera. Buonasera. Allora, stiamo seguendo i dati. Non vi sento bene.
Adesso cerchiamo di farti sentire meglio. Stiamo seguendo insomma i dati delle varie preferenze dei candidati a consiglieri regionali. Biancani, sei nettamente al momento primo. Sì, sto seguendo anche io, ancora è prematuro, però devo dire che i dati che stanno arrivando dai primi seggi, le prime sezioni, sono dati sicuramente molto positivi. Ovviamente se da una parte sono contento perché le persone mi hanno sostenuto, dall'altra parte il risultato a livello regionale non è sicuramente un risultato positivo. Quindi sono un parte contento e un parte deluso per quello che sono i dati complessivi. Ecco, secondo te, hai visto anche la grande affluenza che c'è stata alle urne? Tante persone nella provincia di Pesaro Urbino sono andate a votare. Sì, sono andati in tanti a votare. Quello comunque, dal mio punto di vista, è sempre una cosa positiva. Vedere a volte le elezioni con percentuali al di sotto del 50% è sicuramente un aspetto negativo. Probabilmente non siamo riusciti nel corso di questi anni a far capire e comprendere le persone lo sforzo che abbiamo fatto. C'era un divario molto importante, partivamo da un divario sicuramente molto importante e non si è riusciti a recuperarlo e purtroppo questa è andata come è andata. Adesso dovremmo ricominciare ascoltando le persone, cercando di fare ovviamente chi sarà eletto, perché ripeto, ad oggi non sappiamo neppure, in questo momento non sappiamo neppure chi sarà eletto, però bisogna ripartire sicuramente ascoltando di più le persone e rispetto anche ai servizi che non siamo riusciti a garantire nel corso di questi anni o comunque i cittadini non hanno percepito che qualcosa è mancato. Andrea, buonasera, resto un attimo a livello regionale, parlo ancora un secondo a livello regionale perché è inevitabile anche la domanda sull'alleanza mancata con i primi risultati che vediamo. Ha pesato soprattutto questa cosa, il fatto che 5 Stelle e la coalizione di centrosinistra alla fine abbiano deciso di non presentarsi insieme sì. E il risultato sarebbe stato diverso, insomma. Sicuramente l'alleanza con i 5 Stelle avrebbe aiutato, adesso ancora ripeto, i dati complessivi non li abbiamo, però avrebbe sicuramente aiutato se saremmo riusciti sicuramente ad andare più vicini al risultato, anche perché quando si sta insieme non è detto che il risultato sia la somma di un partito o dell'altro, di una coalizione o dell'altra, però sicuramente se andavamo insieme saremmo stati sicuramente più competitivi. Questo se fossi uno dei 5 Stelle mi chiederei se la scelta è stata azzeccata o meno, comunque lasciare il governo della regione centrodestra non mi sembra una buona cosa. E poi una domanda anche sul locale, perché sì, i risultati sono ancora molto prematuri, però comunque nel corso di questa diretta abbiamo visto che proprio per quanto riguarda la circoscrizione di Pesaro Urbino ci sarà da riflettere anche per il Partito Democratico, perché si alterna la prima posizione con la Lega, i punti di distanza sono veramente minimi, anzi a volte la Lega ha anche sorpassato il partito qui in provincia. Ma guarda, devo dirti la verità, i dati non sono riuscito a vederli, anche perché sto guardando un po' i dati a livello regionale e non sono riuscito a scendere nei particolari. Il PD, il Partito Democratico, comunque è un partito che ha mantenuto una buona percentuale e speriamo che alla fine di tutto lo spoglio risulti il primo partito a livello regionale. Benissimo, grazie Andrea Biancani, allora in bocca al lupo e ci risentiremo i prossimi giorni. Più tardi. A presto Andrea. Grazie Andrea. Ciao. E allora adesso Daniele, ritorniamo un pochino e rivediamo un po', riaggiorniamo il sito della Regione Marche per vedere come stanno andando, insomma, i voti, le preferenze, vediamo. Allora, da cosa partiamo dalla circoscrizione di Pesaro Urbino, ne abbiamo appena parlato con Andrea Biancani, siamo a 84 sezioni scrutinate su 405. In questo momento è tornato in vantaggio il Partito Democratico, che ha una percentuale del 27,95% ed è quindi di poco più di 2 punti superiore alla Lega, che attualmente ha il 25,15% delle preferenze. Nella provincia di Pesaro Urbino. Nella provincia di Pesaro Urbino, terzo partito stabile, Giorgia Meloni, e poi Forza Italia, quindi tutti i partiti che vanno a comporre il centrodestra si trovano tra la seconda e la quinta posizione, sono tutti molto vicini. E poi a chiudere il 5 di 5 Stelle, che nella provincia di Pesaro Urbino raccolgono attualmente
il 7,65%. Nel dettaglio abbiamo visto le preferenze di Andrea Biancani per il Partito Democratico, 1.576, segue Micaela Vitri, 765 preferenze, ed è risalito invece Renato Claudio Minardi, che ora ne conta 482. Per il Partito Democratico chiude Emanuela Orciari, che ne colleziona 92. Sì. Dopodiché passiamo alla Lega, Mirko Carloni stabile in prima posizione, 759 preferenze, seguito da Ser Filippi a 355, in terza posizione Giovanni Dall'Asta, 170. E poi Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia, Baldelli primo per i voti, per le preferenze sono 619, e poi Nicola Baiocchi segue a ruota con 511. Vediamo ancora Forza Italia, primo Stefano Aguzzi, 365 preferenze, e poi segue Davide Fabrizioli con 156. Chiudiamo con il Movimento 5 Stelle, l'ultima grande forza, diciamo, di rappresentanza, che vede in prima posizione per quanto riguarda i candidati al Consiglio regionale Marta Ruggeri con 176 preferenze, e a seguire Samuela Melini con 58. Possiamo andare a vedere anche proprio gli aggiornamenti per quanto riguarda invece sì. Il presidente, siamo a 362 sezioni a livello regionale scrutinate su 1.576, Francesco Acquaroli 70.000 voti, quasi 71.000 voti assegnati e il 48,31% di preferenze, Maurizio Mangialardi si ferma al 37,41% con quasi 56.000 preferenze, e poi terza posizione per Gianmario Mercorelli con l'8,89% e 13.000 preferenze, anche facendo la somma in questo momento comunque Acquaroli rimane, sarebbe rimasto primo anche in caso di alleanza sì. Tra centrosinistra e 5 Stelle. E allora adesso ci rifermiamo qualche istante, seguiteci, continuate a seguirci perché vi daremo altri aggiornamenti almeno fino alla prossima ora, poi tra poco ritorna anche Antonio che ci darà invece, ci farà una panoramica su quello che sta accadendo nelle altre regioni appunto che sono andate al voto. A tra poco. Buona serata, eccoci tornati in diretta, è tornato anche Antonio. Sono di nuovo qui. È ritornato Antonio. Scusate. Niente. E abbiamo invece Marco Cadeddu che è a casa di Enzo Belloni, dell'assessore al Comune di Pesaro, che non siete soli però, chi c'è con voi? No, c'è Chiara che voleva fare intervista. Allora Enzo. Enzo, ci senti? Sì, ti sento benissimo. Ecco, allora, innanzitutto un tuo primo bilancio su questi dati provvisori, perché non sono definitivi. Ma non sono definitivi, ma sono vicini al vero, no? Quindi non è che possiamo pensare di ribaltare la partita. Questo è come un 4-0 e mancano 5 minuti, insomma, è difficile. È un 3-3 a livello nazionale, eh? Sì, a livello nazionale sì, ma adesso noi, insomma, stiamo parlando di quello che succederà nella nostra regione. Devo dire che le analisi poi, come succede spesso, si fanno a freddo, no? Poi si riguarda la partita, si parla negli spogliatoi e alla fine bisogna pensare a quella che è la strategia per ritornare a governare la regione. Il cane non dà tregua, il cane è vivace, è agitato. Devo dire che ho visto in TV da voi quelli che sono i dati di Andrea Biancani, mi fa piacere insomma che stia ottenendo un buon risultato, personalmente gli ho dato una mano, come lista gli ho dato una mano, e è chiaro che chi ha più voti, chi ha un voto in più, governa, quindi bisogna rispettare a pieno il voto degli elettori, come è successo con le comunali a Pesaro, dove il voto dell'Europea era stato stravolto il giorno stesso con un riconoscimento importante alla coalizione guidata dal sindaco Ricci, qua la coalizione guidata dal candidato Acquaroli ha stravinto a questo punto, perché vedendo le proiezioni attuali sono oltre 10 punti di differenza, e speriamo che il nostro territorio sia rappresentato da consiglieri regionali pesaresi, quindi faccio un augurio anche a chi, oltre ad Andrea Biancani, anche a quelli che saranno i candidati eletti nella coalizione vincente, che ci sia almeno qualche altro pesarese, perché della regione abbiamo tutti quanti bisogno.
quando si governa per 5 anni e poi il risultato è questo, qualcosa sicuramente non è andato, no? Sì. Chiaro che il terremoto ha dato una bella mano, la sanità a governarla è difficile per tutti, quindi sarà difficile anche per chi arriverà dalla prossima settimana a governare la regione. Ovviamente, dimmi. Volevo chiederti questa cosa, allora, in questi 5 anni chiaramente abbiamo avuto un governatore di Pesaro, avete avuto un governo insomma dalla vostra parte come amministrazione comunale. Secondo te cambieranno i tuoi rapporti, ad esempio anche il tuo assessorato, nei legami, nei rapporti con la regione, se dovesse esserci appunto un cambio? Devo dire, chi governa la regione governa per tutte per tutti i comuni, per tutte le province, quindi noi con la regione abbiamo partecipato a bandi, ci siamo attivati attraverso tutti quelli che sono gli strumenti che prevede le leggi e i regolamenti. Quindi speriamo, insomma, noi continueremo a partecipare a tutti quelli che sono i bandi e le possibilità di recuperare, insomma, risorse per la nostra città, per il nostro territorio. Enzo, è chiaro che una maggioranza in Ancona, vicina all'amministrazione comunale, insomma, lo sa anche il gatto, è più facile alla fine ottenere un finanziamento, un fondo. E però quello che conta è sempre avere consiglieri vicini al territorio. Io dico che sono al terzo mandato e nelle legislature scorse c'erano sempre maggioranze dello stesso colore, però come negli ultimi 5 anni una vicinanza al governo regionale non c'è stata. Il sindaco Ricci ha appena pubblicato un post in cui si riteneva soddisfatto comunque dei risultati del PD a livello nazionale. Sì, ha vinto, scusate, allora due o tre regioni si sono andate al centro-sinistra, quindi questo è un risultato importante. Magari se 5 Stelle e centro-sinistra correvano insieme c'erano anche possibilità in più, però questo è il discorso del dopo. Quello che conta adesso è che il governo lo faccia per il bene di tutta la comunità regionale e chi sta all'opposizione avrà vita più facile, perché stare all'opposizione è facilissimo, dire le cose che non vanno, mentre governare diventa difficile per tutti. Enzo, invece un tuo commento sul risultato del referendum? Il referendum era scontato che vincesse sì, no? E anche perché ridurre i parlamentari può sembrare chissà quale risultato che otteniamo, forse era il caso di ridurre lo stipendio ai parlamentari magari, oppure premiare a seconda delle presenze, perché sono parlamentari che hanno il 2%, il 3% di presenza in Parlamento, quindi rappresentano loro stessi, vanno solamente 27 a prendersi lo stipendio e non li vediamo mai, no? Questi non hanno colore, sono bianchi, rossi, neri, grigi e non, alla fine non rappresentano nessuno, magari con 600 parlamentari forse si risparmia qualche cosa, magari però anche la rappresentatività dei territori è sensibilmente ridotta. Quindi hai votato no? Io ho votato no, perché, ma non perché ho votato no, perché mi sembrava alla fine, poi non è che mi voglio candidare, no? Al Senato, non mi interessa, capito? Però io avrei votato sì a una riduzione del compenso dei parlamentari, avrei votato stra sì a dargli un gettone secondo le volte che si presentano, perché noi stiamo in comune 8-10 ore al giorno e magari questi vanno a Roma forse una volta di 15 giorni, una volta di 3 settimane, e mi sembra esagerato quello, più che il numero. Io avrei guardato insomma più le presenze e la riduzione del compenso dei parlamentari. Un'ultima domanda prima di chiudere il collegamento, ringraziamo Enzo della splendida ospitalità, come avete visto siamo a casa sua, siamo volati appena ci hai detto ok, venite. Marco, scusami, ti interrompo un secondo, volevo fare anch'io dopo una domanda velocissima, Enzo, vai pure tu. Allora, la stessa domanda che ho posto a Dall'Asta, i 5 Stelle, Di Maio ha esultato con il risultato del referendum, al contempo sembra essersi dimenticato che il suo partito è stato sbriciolato a livello amministrativo. Ma quello è Vittorio Di Pirro, era scontato, no? Sì, ma perché questo commento ha fatto Di Maio?
Beh, perché devi cercare un motivo, no? Per ritrovare un motivo per dire qualcosa ho vinto, no? Anche magari chi gioca al gratta e vinci, il continuo una volta vince 5 euro, sembra che ha vinto la Coppa del Mondo, invece magari ne ha persi 1000 nelle settimane prima. Antonio. Sì, Enzo, una domanda, approfitto della tua lucidità e sincerità. È sempre facile col senno del poi, no? Dire le cose, ma non c'è un minimo rimpianto per la scelta che è stata fatta sul candidato per la coalizione di centrosinistra nelle Marche? Io dico che la scelta non l'ho fatta io. Io ti posso dire che ho sostenuto Andrea Biancani personalmente e ho votato per lui. E forse quando si rompono i cocci, si litiga, quando si fa la guerra, diciamo uno ha più morti, uno di meno, uno vince, uno perde, però alla fine tutti hanno delle ferite da ricucire. Magari forse la Mancinelli poteva essere il candidato più forte nel momento in cui si creano due schieramenti e invece si è andati su Mangialatti, una persona a modo, un bravo sindaco a Senigallia, si è dimostrato un buonissimo amministratore. Però dire quello che succede poi è difficile. Io penso che comunque sarebbe andata e chiunque sarebbe stato il candidato scelto per fare il governatore, per rappresentare il centro-sinistra alle elezioni regionali avrebbe avuto vita difficilissima. Secondo me poi quando si andranno ad analizzare le preferenze, io sono convinto che ci saranno per esempio per la Lega un sacco di schede senza esprimere la preferenza, perché un voto di pancia e ovviamente quando uno non è contento prova a cavalcare un'altra situazione, lasciamoli governare, da quest'altra parte sarà più facile puntare il dito, chi deve governare avrà grandissime difficoltà sia sul terremoto che sulla sanità, queste le avrebbe avute chiunque e ci auguriamo che lo facciano al meglio. Grazie mille, io direi di chiudere il collegamento, ringraziamo di nuovo Enzo Belloni. Riccardo, mi ha mangiato il cuscino, grazie Enzo Belloni, grazie Marco. Ciao. E allora Antonio, prima tra pochissimo andiamo a vedere un po' i risultati delle altre regioni in Italia, chiaramente noi invece, Daniele, ritorniamo su aggiornamenti nella regione. Aggiornamenti nella regione, siamo vicini ormai a un terzo delle sezioni scrutinate a livello regionale perché sono 413 quelle già scrutinate su 1576. Come diceva anche l'assessore Belloni, ormai la forbice può variare di pochi punti, però più o meno i risultati saranno quelli. E dopodiché andiamo nel dettaglio a vedere le liste nella regione, Partito Democratico percentuale del 25,28% e 36.000 voti, Lega Salvini Marche 22,54% e 32.000 voti, Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 18,17% e 25.000 voti, a chiudere il Movimento 5 Stelle il 7,46% con 10.000 preferenze. Andiamo a vedere poi il dettaglio del presidente. Sì. Acquaroli la siamo percentuale è al 48,50% con 81.000 voti assegnati. Mangialardi il 37,27% con 62.000 voti assegnati. E a chiudere la terza posizione quella di Mercorelli con l'8,87% e quasi 15.000 voti assegnati. Andiamo a vedere anche qualche preferenza per quanto riguarda la provincia di Pesaro Urbino, così vediamo anche come stanno andando. Insomma, abbiamo visto che Biancani ha avuto tantissimi voti e vediamo se sta mantenendo questo trend. Allora, già a primo occhio vediamo subito che il Partito Democratico ha allargato di un po' la forbice sulla provincia di Pesaro e Urbino rispetto alla Lega, infatti adesso il Partito Democratico è il primo partito col 28,67, invece la Lega è al 24,51, quindi sono circa 4 punti di distanza. Per il Partito Democratico Andrea Biancani ha sorpassato le 2.000 preferenze, 2.266 nel dettaglio, a seguire Micaela Vitri con 1123 e terzo Renato Claudio Minardi con 720. Questi sono sezioni 105 su 405? Un quarto, okay. Sì, direi un quarto, sì, delle sezioni scrutinate. Lega, Mirko Carloni sempre primo, ha sorpassato invece lui il migliaio di preferenze, siamo a 1062, poi Luca Serfilippi con 575 e Giovanni Dall'Asta 238.
Fratelli d'Italia, Baldelli sempre primo, 877, allarga di un po' su Nicola Baiocchi che ora è indietro di poco più di 200 preferenze perché ne ha 657, terzo c'è Giorgio Mochi, 224. Andiamo poi con Forza Italia, Stefano Aguzzi, 565, Davide Fabrizioli, 180 e terza Lara Ottaviani, 178. In chiusura il Movimento 5 Stelle, Marta Ruggeri, direi prima incontrastata in questo momento, 304 le preferenze, Samuela Melini 61 e Pierluigi Ferraro 57. E allora adesso prima di chiudere, questa volta chiudiamo davvero insomma in questo spazio perché chiaramente insomma ancora il tragitto è lungo. Sarà lunga. Sarà lungo prima di avere veramente la certezza sul candidato che chiaramente noi domani mattina alle 7.20 siamo in diretta con voi con la nostra rassegna stampa. Vi aggiorneremo su tutto quello che accadrà in questa lunga nottata. Andiamo a vedere però anche come stanno andando le altre regioni. Certamente, è giusto Emanuela, d'altronde anche Enzo Belloni prima no, ci parlava di questa reazione dei 5 Stelle sul referendum, non è a caso che come sappiamo benissimo le elezioni tutti perdono e tutti vincono. Io ho avuto modo di sentire un po' anche i media nazionali su quello che stanno dicendo i leader di partito, c'è Matteo Salvini che dice abbiamo conquistato 15 regioni su 20, c'è Nicola Zingaretti che dice il PD ha ottenuto un grandissimo risultato, anzi si comincia addirittura a vociferare che il PD si ritiene prima forza nazionale, quindi addirittura qualcuno che ha aleggiato l'idea di elezioni anticipate perché i 5 Stelle sono... Insomma, quindi è veramente ognuno dice la sua, sì, quando ci sono, certo, le elezioni. Noi adesso andiamo a fare un'analisi delle 6 regioni grazie al sito di Repubblica che stiamo guardando, la prima pagina in tempo reale di Repubblica. Vedete, ovviamente Repubblica punta l'attenzione sulle due regioni Toscana e Puglia, che sono quelle che hanno portato un risultato positivo al centro-sinistra, sì, e vedete che in Toscana il dato è 48% per Giani, 40,8% per Ceccardi, quindi questa comunque è una, virgolette, sconfitta per la Lega abbastanza forte, così come anche in Puglia Emiliano ha raggiunto il 47,2% e Fitto il 39%. Poi però ci sono anche le altre regioni, sì, ovviamente, ci sono anche le altre regioni che, dove questo non avviene. Poi a sinistra vedete anche il dato del referendum, ormai è definitivo, certo, è praticamente quasi un 70%. Nei riquadri, ecco, vedete, regionali, Toscana fallita alla spallata di Salvini, Giani al 48%. Nelle Marche invece Repubblica sottolinea come dopo 25 anni il centrosinistra perde la regione, Acquaroli al 47%, quindi è una vittoria data per certa, così come anche in Campania si conferma De Luca senza fatica, Caldoro al 20%, era scontato il dato del Veneto dove colui che è stato soprannominato Doge, Zaia, trionfa con oltre il 70%, e la sua lista surclassa quella leghista e quindi anche qui si porranno dei grossi interrogativi a livello nazionale, perché come abbiamo già detto Luca Zaia è un possibile, se non antagonista, sicuramente è sullo stesso livello di Matteo Salvini per quello che riguarda il consenso. Ultima regione, la Liguria, nessuna sorpresa, Toti al 54,9%, l'alleanza PD Movimento 5 Stelle al 38%. E dire che nelle Marche, come diceva giustamente prima Daniele, l'ha detto più volte, se PD e 5 Stelle si fossero coalizzati, il risultato sarebbe stato diverso. Daniele? C'è un aggiornamento per quanto riguarda proprio il comune di Pesaro, perché sì, abbiamo sorpassato la metà delle sezioni scrutinate, nel dettaglio sono quasi 32.000 su 50.000 e il dato interessante è che per quanto riguarda il comune di Pesaro la coalizione di centrosinistra che vuole Mangialardi presidente ha raccolto il 45,48% delle preferenze e invece quella che centrodestra, del centrodestra con Acquaroli il 41,91%, quindi per quanto riguarda il comune di Pesaro è avanti Maurizio Mangialardi di quasi 4 punti rispetto al candidato del centrodestra. Quindi Pesaro continua ad essere, almeno per il momento, insomma, roccaforte del centrosinistra. Sempre per quanto riguarda le coalizioni, perché poi abbiamo visto che i partiti in realtà c'è questo duello Lega-Partito Democratico che si alternano, sì. Insomma, io direi di terminare qui questa nostra diretta, presumibilmente dopo 25 anni ci sarà un cambio per quanto riguarda la regione Marche, dopo 25 anni di governo del centrosinistra
Francesco Acquaroli sarà colui, presumibilmente, insomma, se i dati continuano ad essere questi, a governare la Regione Marche. Ripetita Juvent, possiamo dire, perché Acquaroli nel 2015 si era già presentato come candidato alle elezioni regionali, poi è stato eletto... Emanuela, scusami, perché sì, vedo che c'è Acquaroli in diretta adesso sulla sua pagina Facebook. Allora, mettiamo in onda la diretta di Acquaroli, vediamo cosa dice. E c'è scherzo. Buonasera a tutti, grazie di essere qui molto velocemente. Chiaramente ci tenevo a esserci per ringraziare personalmente Francesco Acquaroli, tutta Fratelli d'Italia, tutto il centrodestra, per questa straordinaria vittoria che strappa un'altra roccaforte, perché le roccaforti evidentemente si possono combattere, che strappa un'altra roccaforte al centro-sinistra, che consentono al centrodestra, con la guida fondamentale di Fratelli d'Italia, di offrire a questa regione una stagione di sviluppo diversa. Sono fiera di come Francesco Acquaroli ha fatto la campagna elettorale, di come tutti noi abbiamo condotto questa campagna elettorale, lo voglio dire ringraziandolo particolarmente, perché obiettivamente, insomma, non sempre gli avversari sono stati gentili con lui. Invece Francesco ha continuato a parlare dei problemi di questa regione, dei problemi dei marchigiani, di quello che si può fare di più. Abbiamo fatto una campagna elettorale parlando del ritardo infrastrutturale, parlando dell'incredibile vergogna di una regione che si trova al centro della nostra nazione, che ciò nonostante è assolutamente isolata, di come si potessero sostenere le migliaia e migliaia di imprese che qui fanno un pezzo significativo del Made in Italy e dell'eccellenza italiana, di come si potesse far crescere un marchio di questa regione capace di essere riconoscibile, capace di portare più turismo, capace di portare più sviluppo. Abbiamo parlato delle famiglie, di come aiutare le famiglie a mettere al mondo dei figli, abbiamo parlato dei problemi concreti di questa regione. Alla fine siamo stati per questo ovviamente ripagati dai cittadini marchigiani che ci hanno dato la loro fiducia, e voglio dire senza timore di smentita, ma questo lo dirà anche Francesco immagino quando prenderà la parola, che chiaramente passeremo i prossimi 5 anni ogni giorno, ogni energia che abbiamo a dedicarli interamente, lui ovviamente in primo luogo, in prima persona, perché è Francesco Acquaroli il presidente della Regione Marche, non è Giorgia Meloni, non sono internazionali. Noi faremo la nostra parte per aiutarlo, ovviamente anche dal Parlamento nazionale, però passeremo i prossimi 5 anni a mantenere le promesse che abbiamo fatto in questa campagna elettorale, perché come voi sapete è una cifra di Fratelli d'Italia, del centrodestra. Queste elezioni definiscono questo, del resto il dato che emerge è che i due governatori uscenti del centrodestra vengono riconfermati senza neanche che ci sia, diciamo, la necessità di combattere, mentre i 4 che hanno combattuto o stanno combattendo sono i 4 governatori uscenti del centro-sinistra, e quindi sicuramente c'è un dato di buon governo del centrodestra che intendiamo portare anche in questa regione. L'altra cosa che voglio dire è che sono molto contenta dei risultati di Fratelli d'Italia, anche se è un po' presto per fare una valutazione complessiva, che penso a questo punto sarà necessario fare nella giornata di domani, ma se i dati, i primi dati che leggiamo, non dovessero essere smentiti, potremmo dire con grande orgoglio che Fratelli d'Italia è l'unico partito che cresce su tutto il territorio nazionale, da nord a sud, con incrementi del proprio consenso anche molto significativi, e questo per noi ovviamente è elemento di grande orgoglio. Abbiamo combattuto per vincere in tutte e 7 le regioni nelle quali si votava, in tutti i territori nei quali eravamo coinvolti, ovviamente avremmo voluto vincere tutte, non è stato possibile, vedremo quali saranno i dati definitivi, ma voglio dire che sono anche qui fiera del lavoro che abbiamo fatto, perché abbiamo in alcuni casi combattuto a mani nude contro veri e propri carri armati, quello che abbiamo visto accadere in questa campagna elettorale dai ministri del governo che andavano in giro per le regioni a spiegare ai cittadini che i soldi del recovery fund sarebbero arrivati solo ed esclusivamente
se si fosse votato per loro fino a quello che è accaduto in alcune regioni, penso alla Puglia con i precari stabilizzati a 3 giorni dal voto con tanto di bacio dell'anello al presidente della regione uscente, sono metodi con i quali non potevamo competere, non volevamo competere, siamo fieri di aver fatto anche lì campagna elettorale parlando dei problemi dei cittadini. Poi vedremo i dati definitivi e saremo in grado domani di valutare meglio quello che sta accadendo e di valutare meglio quale sarà il risultato. Sicuramente mi pare che il governo nazionale non esca rafforzato da questa competizione, è il centrodestra che esce rafforzato da questa competizione, sono 15 oggi le regioni governate dal centrodestra, 5 le regioni governate dal centrosinistra. Questo vale la pena di ribadirlo. Quindi si rafforza ancora il centrodestra, si rafforza il consenso del centrodestra, si rafforza il consenso di Fratelli d'Italia, governo nazionale, dicevamo, ne esce indebolito, per questo fatto ovviamente perde un'altra, sicuramente un'altra importante regione, e perché mi pare insomma anche i dati elettorali dicano che c'è una difficoltà, in particolare in quello che oggi è il primo movimento rappresentato in Parlamento, il Movimento 5 Stelle, che in queste elezioni, diciamo così, si è ritrovato a fare la lista civetta del Partito Democratico e quindi, diciamo, viaggia verso una stagione di sostanziale ininfluenza e si viaggia verso un ritorno a un sano bipolarismo tra due visioni del mondo distinte e contrapposte che di volta in volta si misurano e chiaramente i cittadini scelgono quale vogliono premiare. Penso anche che non vada sottovalutato il risultato del referendum, voi sapete che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto il sì votando 4 volte la legge, siamo l'unico partito che non ha prestato propri senatori per chiedere il referendum, cioè fosse stato per noi la legge sarebbe già stata operativa e non avrebbe avuto bisogno del referendum, altri hanno chiesto il referendum per ragioni delle quali non entro, qualcuno tatticamente riteneva, segnatamente il Movimento 5 Stelle, di celebrare il referendum contestualmente alle elezioni regionali proprio per tentare di distogliere l'attenzione dalla sconfitta delle elezioni regionali e poter vendere come propria vittoria la vittoria del sì, ma su questo voglio essere chiara, nessuno tenti di politicizzare la vittoria del sì come una vittoria del Movimento 5 Stelle, proprio perché quella legge è stata approvata con il consenso fondamentale anche di partiti dell'opposizione come Fratelli d'Italia, se c'è semmai un dato che va politicizzato è il risultato del no, che fino a 3 mesi fa sarebbe stato nel merito del provvedimento più o meno oscillante intorno al 3-5% e grazie alla politicizzazione il Movimento 5 Stelle ha tentato di fare in questo referendum si attesta su percentuali ben diverse, quindi semmai è il crescere dei no che va letto come dato politico e non come l'affermazione del sì che è un dato sul quale trasversalmente partiti di maggioranza e opposizioni si erano impegnati, ciò non toglie che oggi abbiamo un Parlamento che non rispecchia né sul piano quantitativo né sul piano qualitativo la attuale situazione che c'è in Italia, gli italiani hanno votato per tagliare i parlamentari e gli italiani hanno votato anche per dire che non si sentono più rappresentati da buona parte dei partiti che ci sono in Parlamento e comunque non con quei pesi. Credo che questo comporti una riflessione necessaria che porta anche al tema delle riforme, perché io sono assolutamente convinta che in Italia vadano fatte delle riforme molto significative, ma sono altrettanto convinta che non sia questo Parlamento a poterle fare. In una nazione normale domani si tornerebbe al voto e si consentirebbe agli italiani di scegliere anche in base alle proposte dei partiti sulle riforme costituzionali importanti e significative delle quali l'Italia ha bisogno. Se questo dovesse accadere, quando questo accadrà, noi faremo una campagna molto convinta, come abbiamo sempre fatto, per un sistema presidenziale anche in Italia. Mantenere il Parlamento di fatto bloccato con compromessi al ribasso per i prossimi 3 anni nel tentativo di eleggere il Presidente della Repubblica non è quello che noi sogniamo per questa nazione. Sogniamo per questa nazione che siano gli italiani a poter eleggere direttamente il loro Presidente della Repubblica, per non dover essere ostaggio di partiti politici che per eleggere il Presidente della Repubblica stanno lì fermi a fare inciuci e inciuci di palazzo. Un'ultima notazione sulla legge elettorale e chiudo e passo la parola a Francesco Acquaroli. Doverosa, si utilizzerà il risultato del referendum per dire che non si può votare perché c'è bisogno di rivedere i collegi e c'è bisogno di rifare la legge elettorale. Falso. Fratelli d'Italia ha già depositato una proposta di legge che consente
diciamo diminuendo la quota proporzionale sull'attuale sistema, che io ricordo Fratelli d'Italia non ha votato, che ha voluto quel PD che oggi dice che quella legge fa schifo e punta a modificarla per portarci una legge salva inciuccio, cioè un sistema proporzionale puro. La proposta che noi abbiamo fatto consente di mantenere gli attuali collegi diminuendo la quota proporzionale, si approva in un pomeriggio e ci consegna una legge elettorale che consente la sera stessa del voto di sapere chi ha vinto le elezioni e chi governa l'Italia sulla base dell'indicazione dei cittadini. No ai bluff, il gioco di fare finta che dobbiamo fare per forza una legge proporzionale per consentire a partiti che continuano a perdere le elezioni di vincere, di continuare a governare anche se non hanno il consenso degli italiani, è un gioco e un bluff ai quali non staremo. Lo denunceremo ovviamente in tutte le sedi possibili e immaginabili. Grazie a voi, grazie all'impegno di tutti i partiti della coalizione, grazie ai colleghi di Forza Italia, ai colleghi della Lega, grazie al centrodestra, grazie a tutti i militanti, i sostenitori, i simpatizzanti, che ci ha sopportato anche in questi mesi. Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche. A Francesco! 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 Allora, io il primo grande ringraziamento lo faccio a te, Giorgia, perché tu hai sempre creduto in me, in noi, ti sei sempre spesa dal lontano, praticamente 2010, quando sono stato eletto in consiglio regionale, poi alle amministrative, poi alle politiche, fino a spenderti in maniera molto importante anche su questa campagna elettorale. Quindi grazie per la scelta e per questa grande opportunità che ci hai dato. Grazie a tutti. Grazie anche a tutti gli alleati, perché abbiamo fatto una campagna elettorale molto seria nei temi, nei programmi. Abbiamo guardato la nostra regione, una campagna elettorale inclusiva, dove abbiamo cercato di aggregare tutto quello che poteva essere una capacità di ascolto, ma anche di risposte rispetto ai temi che sono centrali per la nostra regione. L'infrastruttura, la sanità, la ricostruzione, il lavoro, il dramma della fuga dei giovani dal nostro territorio, tutti temi che ci hanno toccato in maniera particolare, ma che la coalizione con senso di responsabilità e con veramente grande senso di squadra è riuscita a interpretare fin dal primo giorno. Quindi un grazie particolare a tutti, un grazie a tutti quelli che ci hanno dato una mano, che sono qui con noi, perché credo che sia stata una vittoria veramente, ed è una vittoria veramente della disponibilità e della capacità di dare una nuova opportunità a questa regione, una regione che si era piegata su se stessa, che non riusciva e non riesce più ad esprimere quello che rappresentava, dalla operosità dei suoi territori, alla imprenditorialità, alla capacità anche di attrarre qua sul nostro territorio tanti turisti e tante risorse. Abbiamo perso la capacità di credere in noi stessi. Credo che la prima grande cosa da rifare è dare proprio questo senso di crederci a noi marchigiani, che l'avevamo perso, e questo credo che sia la prima grande cosa su cui noi ci dobbiamo concentrare fin da domani mattina. E da domani mattina inizieremo tutti insieme a lavorare per ricostruire una visione comune, condivisa, inclusiva, per ricostruire un progetto che possa dare spazio a tutti e possa dare ai marchigiani e alla loro grande storia, alla loro tradizione di popolo operoso, le risposte che da anni attendono. Sappiamo che è una sfida molto impegnativa e difficile, ma ci impegneremo giorno e notte affinché questo possa avvenire. Lo faremo mettendoci a servizio di tutti, lo faremo dialogando con tutti quelli che ritengono di avere delle proposte interessanti e importanti, lo faremo cercando di quotidianamente metterci la lutta. E poi un ringraziamento, io mi sento anche di farlo, a tutti i giovani che si sono spesi e a tutti i candidati che si sono spesi, tantissimi. Non so come andranno, perché ho scrutinio in corso, però ecco, credo che questo sia doveroso, perché veramente io
una grande squadra che è riuscita a dare proprio il senso vero della politica migliore, quella della politica a servizio di un territorio e non dei territori a servizio dei partiti della politica, che è la prima grande discontinuità che noi vogliamo segnare, perché riteniamo che la politica debba essere lo strumento per far realizzare i territori, non lo strumento per farli invece piegare ai propri desiderata. Per quanto concerne, c'è tanta emozione, c'è tanta stanchezza, perché sono stati mesi veramente duri. Sono convinto che domani mattina sapremo fare subito squadra e sapremo subito metterci al lavoro per dare le risposte che i nostri cittadini marchigiani attendono. Siccome so anche un'altra cosa, so anche che la nostra è una regione, a questa volta il centrodestra innanzitutto c'è stato rispetto a 5 anni fa una grande adesione al voto, è cresciuto molto il voto in termini di partecipazione, questo è un primo elemento positivo perché significa che abbiamo risvegliato anche la volontà dei cittadini di partecipare. Dall'altra parte io so che hanno votato per il centrodestra, hanno votato per la nostra coalizione tante persone che non avevano mai votato per il centrodestra. Questo è un elemento che ci inorgoglisce in maniera ancora superiore e ci responsabilizza verso coloro che ci danno questa opportunità. Cercheremo veramente di mettercela tutta per non tradire la loro fiducia e per tradurre la loro fiducia in capacità di dare le risposte che loro cercano e soprattutto di tornare a credere nelle istituzioni e nella politica come strumento di affermazione dei popoli e dei territori. Arrivata, diciamo, il telefono sotto assedio, non sono riuscito a vederla sinceramente, l'ho dovuto staccare perché non riuscivo proprio, quindi però penso che ha fatto una nota, sì, ha fatto una nota e ha messo la sconfitta e naturalmente ha fatto i complimenti. Io lo ringrazio, sicuramente noi nelle istituzioni troveremo il dialogo, perché per superare i problemi della nostra regione noi ci apriremo, ho detto prima, al contributo di tutti, maggioranza e opposizione, perché secondo me questo è un territorio che va ricostruito nel tessuto più profondo, proprio partendo dalla politica e dall'esempio che la politica può dare. Chi vorrà nella sua squadra in giunta? Guardi, penso che sia un po' prematuro, ho detto più volte. Ho detto più volte che vedremo, secondo noi è meglio, è opportuno, secondo me è opportuno che ci siano persone legate ai territori, persone che sappiano essere tramite anche per i territori e l'espressione dei territori, però dopo chiaramente vedremo quello che sarà la decisione complessiva in base a tutte quelle valutazioni che potremo fare però da domani, quando ci sarà maggiore chiarezza sui risultati e su quello che sarà il quadro definitivo e complessivo. Presidente Meloni, sia il referendum consegna di fatto un nuovo Parlamento, serve un motivo per sciogliere le Camere? Ma guardi, le ho già risposto, penso che una riflessione sia necessaria. E allora sì, la conferenza va ancora avanti, beh, comunque sia, ancora il verdetto al 100% non ce l'abbiamo, ma sicuramente questo è un evento storico per la Regione Marche. Dopo 50 anni di governo orientato nel centro-sinistra, abbiamo un cambio, avremo un cambio e quindi veramente un'analisi che poi andremo a seguire, a sviscerare anche i prossimi giorni nel nostro telegiornale, intervisteremo i vari candidati, i vari consiglieri regionali che verranno eletti, perché ancora non sappiamo insomma quali saranno quelli che andranno a presiedere insomma nel consiglio regionale, ma li conosceremo poi i prossimi giorni. Intanto vediamo anche una reazione che è uscita sui siti riguardante proprio Maurizio Mangialardi. Sì, il Corriere Adriatico pubblica sul sito internet la nota che è stata adesso annunciata, sì, da Acquaroli. Vedete questa nota con cui, con cui Mangialardi riconosce la sconfitta, il titolo è esattamente, ecco. Mangialardi riconosce la sconfitta, mi complimento con Acquaroli, buon lavoro. Andiamo a leggere le parole del candidato, sì, della coalizione di sinistra sconfitta. Mi complimento con Francesco Acquaroli, gli auguro buon lavoro, avrà un'opposizione sicuramente competente, faremo di tutto per cercare di mettere in campo le azioni indispensabili per la nostra regione. Così il candidato del centrosinistra, che poi dice: saremo vigili perché arrivano le risorse del Recovery Fund e del MES, mi libero di questa cosa, saremo fermi e determinati. Insomma, allora,
Daniele, gli altri dati li abbiamo già visti, chiaramente se volete anche autonomamente potete andare sul sito delle Regioni Marche per vedere proprio i singoli voti dei singoli candidati al Consiglio regionale. Noi vi diamo appuntamento domani alle 7:20 con la nostra rassegna stampa, sicuramente in quell'occasione vi daremo la certezza di quelle che sono i dati e soprattutto le percentuali attraverso le quali insomma verrà eletto il nuovo governatore della Regione Marche. Grazie Antonio per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie ai telespettatori per averti seguito in questa lunga diretta. Grazie Daniele, grazie Manuela, mille. Grazie Antonio. Un saluto a tutti voi che ci avete seguito e un saluto anche a coloro che ci hanno seguito sui nostri social. Buona serata. Buona serata a tutti.